Oh, lady, Mmm, lady, che lady. sa bianco. Posso, saltato la live, tutto a posto, stiamo in server. Che iniziamo già a lavorare qua, ne abbiamo da fare oggi. Qua il server alle 5 di mattina si chiude. Mazza. Azzo! Poi rimango solo io e Scogno. E non è bene che Scogno oggi, è un po' cappato. Cosa? Cogna, ma per 300 euro taglieresti un dito a Valerio? Quando me li dai? No, prima lo fai e poi le do. Niente, Valerio, mi dispiace, perderai un dito. Va bene. Vabbè, non Basta. c'è metà, vale. L'importante è non Da 100 perdere euro. l'onore. Bella questa. Oh yeah? Onichan? Ok. Oh, dove cazzo sono? Ah, quando entrate nel server è normale se siete volanti, ok? Cioè, non lo è, ma lo è, in questo caso. Oh, lady, Oran, lady, Oran, lady. C'è tutto. Guarda, ragazzi, facciamo la cosa più importante. Sistemare un po' di cose. Oh, che bello, guarda qua come ho ordinato finalmente. Allora, aspetta. Grazie pizza, mi hai stonato le orecchie, ti voglio bene, anche io. Facciamo i calcoli, sono 10, 15, 55, 65, 80, 80, 105, 120. Porco Dio. Quindi devo togliere dallo stipendio. Aspetta, io prendo 90. Ok, stai fermo. Dio porco, sto brutto vizio. Allora, quindi 120 a posto. Fatto. Pagato, pagato. Sei qui per cosa? Che vuoi? Fastidio umano. No, sempre la solita cosa. E aspetta. Le tasse, mi È un attimo, faccio mi cacco. Allora, tu devi dare. sul calcolo, sempre 80, ma no, E tu dammi mi dai 80. 60, no, tu mi dai 60,20, gli altri veloce. 20 me li prendi da carta, ti ricordi, invece. Dammi 20. No, dammi 20. Non fa fare sto burdel. Ehi, che poi no, te li dà bene, No. te li dà No. tanto. Ma ti do lo stipendio, va bene. Capito, Nati mi deve dare 10 di cavallo. E che c'entra con me?
scala i soldi, scala lì. Tiè. Ti do pure un'altra cosa, vieni. Tiè. Mi devi dare 20. Ce l'hai 20? Vieni da me che ti devo dare un'altra cosa, Andiamo. un'altra cosa, vieni. Dai, qua dobbiamo produrre. Ai. Oh, lady, nati, lady, nati, lady. Vogliamo il sangue. Avrete tanto sangue oggi. Ma prima abbiamo tante cose da fare. Toto. Prima di tutto. Prima di tutto, il comune trasferisce già il denaro. Devo trasferire il denaro, ragazzi. Brava mattina, che gliel'hai detto tu. Mi ha fatto un piacere, che sennò dovevo litigare con sto pagliaccio. A prendere la giusta chiave. Ma che cazzo sto facendo? Ah, la situazione è un po' quella che vedete. Allora. Prima di tutto il comune deve fare shopping, quindi vado a fare un attimo shopping. Shopping casa! Shopping! Che ha detto Martina? Devo comprare il Netherrack, le uova e qualcos'altro, che non mi ricordo. Ah, zucchero. Zucchero, chi è che vende zucchero? Ah, cosa lì. Prese già un po'. Ce l'ho a lui. E non ho i soldi. Esatto, uova Netherrack e canne da zucchero che servono appunto per lo zucchero. Sì. Solo che adesso vado. È un po' di lavori oggi c'è da fare, un po' di lavoro. Mettiamo qua gli ingredienti, gentilmente. Questo, prendi questo. Diventerò un po' scemo oggi. Sono molto sicuro di questo. I suoi servizi, signorina, sono compiuti. Il mostro ti devi smutare. Perché abbiamo tolto sempre il login. Te non lo so, è buggato. Ah, ha fatto un piccolo bug. No, solo questa volta.
che c'è il mitico vescovo. Che cazzo stai facendo? Già vuoi essere buttato Non fuori? vedere, non l'ho Che cazzo me lo vedo? Adesso viene, entra. Ah, la tecnologia, ma è più bella della mia fabbrica, capo, com'è possibile? Perché quella è un'altra cosa. Dai che serviva questa? Serve che non mi distrai perché mi state disturbando. Dai che serviva questa? Serve che non disturbi. Sto lavorando. Non è quello che ti ho chiesto. È quello che ti ho chiesto io però. E dai che palle, mamma mia! Perché devo fare così? No, no. Ho passato la chiave. Non so se pensa di sì. Tutto pronto per il nostro capo. No, la posso mettere. Ok, sì. No, no, no! Ok, stai fermo, vuoi uscire da qui, 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 vuoi uscire da qui. Per favore esci. Invece faccio una cosa, c'è slash ban e vedi come esce. Guardate come sparisce subito. Oh mamma mia. Certo che sto diventando un po' scemo. Jojo, Mi senti? sì, ti Ah, sì. sento, che passa. IP, raga, gli passate un attimo l'IP al jumper, per favore. Compagneris di jumper. Allora, 1, 2, 3, posto. 1. Gesù Cristo è stato fermo. Ok, posto. Torniamo alla zecca per la millesima volta. Godwin, ciao. Allora inizierò a cambiare i suoi soldi allora. Sì, devi cambiare tutti i soldi dello Stato e sarai uno dei primi a prendere la paga con la moneta. Sentiti fortunato. No! Devo scendere, no, ti giuro, sto diventando pazzo. Cazzo, però cazzo. Lascia stare. Quando entri. Godwin, qua c'è la cassa aperta. Perché il server è stato resettato.
Ah, questo. Belli. Ciao, maestro. Come va? Mi dici cosa avevi l'altra volta per No, nulla in realtà. Vabbè, favore? Ti devo dare i soldi però. Aspetta, tieni. se vuoi darmi dei soldi, io ne ho. Ma te le darò per forza. Tieni. Quelli dell'altra volta. Carino. Hai preso i soldi? Sono dietro di te. Grande, che ci Avevi faccio? un'altra cosa, eh? Che faccio con 30? Alla tante cose. Cioè, questo diventa dal punto di vista tuo, effettivamente. Allora, tieni, dove sei? Ma il server non è ancora aperto? O è già aperto? Certo che è aperto, perché non dovrebbe Ah, quindi adesso. Ok, stiamo facendo RP, quindi essere. vabbè. No, ti sto un attimo doppando la roba che ti serviva fuori RP, che è quello che hai perso. Comunque, Blackwater adesso non c'è nessuno oggi, quindi non so quanto vuoi stare lì da solo. Infatti lo stanno dando. No, vabbè, non ci sono loro perché devono comprare il gioco, e tutti e tre. E lo prendono per inizio dicembre. Ah, se vuoi ci sono dei lavori, effettivamente. Ti piace menare? Guarda, adesso preferirei mettermi questa qua dall'altra parte. Invece il lavoro di sinistra, no, non sono dipendente statale. E quindi? Cioè, vuoi fare quella a destra? Ah, No, 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 preferirei mettermi questa. ok. Non avevo Cerco inteso. lavoro privatamente, va bene? Sì, puoi chiedere qualcuno privatamente, sì, certo. Ecco, signore. Signore, buonasera. Aspettate un attimo il phone. Aspetta, ha scritto qualcosa. Ok, registrato tutte. Salve, ciao Danoz. La buon'anima Danoz, risolto dall'oltretomba. Allora, è il momento di lavorare. Tanto, ora c'è poca gente, devono approfittarne. Barbone, però dai, non è così scattato. Vabbè, una pulitina ci sta. Ma lei è proprio questo, cioè, vuole fare questo per arrivare. Il mio sogno da quando sono soggiatto di prendere scarpe alle signorine e ai signori e Ah, le signore, ecco il suo scopo allora, eh. Dice, dice e poi va dalle signorine. Lei non lo guarda, mi sa. Ah, non ho capito. Lei non è una signorina. Ma ora la sputa in faccia, sinceramente. No, ma mi scusi, stavo dicendo una cosa. E Lei è un si poliziotto? lavora, si lavora. Tutto bene, tutto bene. Sono il capo poliziotto. Ah. Ah, signor poliziotto, piacere, non l'avevo riconosciuta. Ma ti ha messo in Ah, mi modalità? sa che lei è sotto effetto di qualche Dov'è acido. un fantasma? No, no. Hai trovato un fantasma? Dove stava lei prima, mi sa che vendevano roba buona. Stranavia, lasci stare. E si lavora come se non ci fosse un domani. E si lavora perché la gloria ce lo dice. E si lavora ogni giorno per fare i soldi. Oh, Gesù Cristo santo. Ovviamente potrei anche fare così. Do 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 do. Abbiamo
Dobbiamo lavorare tantissimo. No, 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 lei deve sapere, deve aspettare come si chiama. Allora. Il nome mi è stato dato così. Ah, vabbè, se magari troviamo qualche panna, magari sappiamo dove darlo. Magari lei vuole unirsi a noi, visto che lei è un maestro. Oh, ma smettete di fare bordello qua sopra? Sarà un lavoro molto pesante. Beh, effettivamente una parte di soldi. Ah, devi attivare il micro, provo a seguire un po'. Sì, l'ha fatto anche, me l'ha fatto. Allora, qualcuno qua vuole una citazione di scarpe? Ancora queste cazzo di scarpe, guarda questo. Ti do tre bistecche. Non ce le ho io le sue scarpe. Che state facendo qui? Tasse, tasse, tasse. Tesoriere, no? Che venite da me? Tasse, tasse. Ma in prigione, la libera subito. Stai fermo. Buonasera, sindaco. Buonasera. Bellissima questa fabbrica, sì. Hai visto?
Ho sbagliato, che cazzo sto facendo? Aspetta. Aspetta, facciamo così. Allora. Ah, dicevi Danos un fantasma. No, ti devi solo scaricare coin. Coin crate, basta. Da pulso fuori della scarica. Aspetta, ora ve la vedo io. No, se mi dici una cosa la faccio, non mi Aspetta, vengo io un attimo, te faccio io, tanto sto facendo qui. Sto un attimo aiutando il signor Gabri. Toro to 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 toro to 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 to. Cosa? Non è cambiato di più. Tipo di più uguale a domenica. Sì, vabbè, quello non serve. Ciao. Dimmi tutto. Che c'hai la maglietta di Natale? Come non mi sente? Aspetta. Vabbè, non finiremo mai. Allora. Inventario questo sì. Scusi, mi dica mi sento... cosa portare questi al capo polizia quando vede cosa. Ah, ok, ma che è sto bordello? Scogna, sei tu che non mi senti. Jumper mi sente, vero vero, Scogna boss. Fammi vedere. Ok, direi che posso iniziare a fare il lavoro. Formare in tutto. Ah, abbastanza è posto. Oh, signor Gilberto, sì, ho fatto un po' io di lavori. Ti ho un po' anticipato. Posso iniziare a fare del tutto questo? Sì, sì, sì. Se hai pagato le tasse già di qualcuno, la chiave ce l'hai? Te la devi andare a prendere sopra. Okay. Bene, andiamo, dai. Che ci fate tutti qui? Sì, perché non ho capito qual è. Il signore è entrato là dentro comunque. Come il signore è entrato? Chi? Lui. Oh, ma si entra una zecca. Non si può entrare lì dentro. Sono entrato soltanto qua. Dove? Qua. Ah. No, no, dentro non puoi entrare. Tu hai fatto questo e sei entrato. Non è successo. Non si può. Allora venite, dai, andiamo. Dovete pagare le tasse? Immagino di sì. No, tu non devi pagare le tasse, lo so. Ma quindi tu hai capito cosa fare nella vita? Allora. Ti sei mutato, Vane? No. Non so. Dice Martina che non ti. Ah no, scogna, Vane non ti sentiva. Vane ha scritto mezz'ora a fare a lui che non mi sentiva. Turi. Wolverine, gli ottimi entrati.
sta gente paga le tasse. Vada. Sì, ma non perdiamo tempo con le torte. Sì, no, mi stava dicendo meglio una roba perché tu mi hai detto di metterlo qua, invece devo metterlo in questo. Ah, vabbè, è uguale. Poi, vabbè, vieni, dobbiamo muoverci qui. Pago io le tasse, chiedo le tasse e tu fai qui, capito come? Allora, qua dentro, cosa, queste due casse, metti i soldi che hai fatto. In questa qua, dove fai lingotti e rame grezzo. Qua dentro già ti ho cotto. Prendi uno stack, prendi, butti qua dentro. Okay. Vai, lavora, lavora. Hai sistemato il tuo negozio? Dopo prendo le mie. Sì, ho sistemato già il negozio. Dopo prendo il mio stipendio con il coso. Va bene, sì, quello lo fai dopo. Allora. Comprare col rame, giusto. Stavo dicendo che cazzo è entrato. Devo comprare la pietra lì, cosa? Si usa ancora il rame grezzo, mi ero dimenticato che sopra non ci sono soldi. Ricordati, stipendi, tutto eccetera eccetera, si inizia a usare già la moneta, ok? Signor Ciao Doge, Tori, devi pagare le tasse e prendere lo stipendio, vero? allora no, il mio stipendio va a lei perché ci pago le tasse. 25 più 10, no, 25 più 5 l'appartamento sono 30, no? Io prendo 40 in teoria. Appunto, 25 più 5 le tasse che devi pagare sono 30, tu solo questa è di proprietà o mi sbaglio? Ehi, boschi, le cose. Ah, hai ragione. 30, mi hai dato 5. 5, ok. Ora glieli porto. E Vai, dimmi. comunque le volevo comunicare che il signor Calogero penso che per oggi rimarrà nel letto. Sì, mi ha scritto, ha letto il fratello. Sì. Allora, io intanto ti scrivo che pagate, tanto mi devi dare solo 5. Sì, vado a Anzi, prendere. faccio una cosa, vai. Fa niente. Cosa? Non pagare il resto. Tanto Grazie. sono 5. Però per le prossime volte vale. Sì. Vabbè, tanto là sono le monete, perché adesso stiamo facendo il cambio del denaro e quindi non vogliamo fare casini, ecco. Ah, ok. Va bene, grazie mille. Intanto, se deve prenotarsi il cambio moneta, deve andare giù, c'è un libro e puoi mettere il cambio moneta. Vi consiglio di farlo. Signor Doge, Mi dica. abbiamo sviluppato finalmente un nuovo tipo di arma. Fammi vedere. È una Glock. Capo! Finalmente le armi saranno non più solo Aspetta, simili vieni a di qua. Mi quelle scusa. Le armi non saranno solo più semiautomatiche, ma anche automatiche. Ah, buona, buona. Se vuole una parte un po' Finalmente. più tecnica, chiede No, e adesso in questo momento siamo pieni di lavoro. Gentilmente. a me. Va Oh, bene. ecco! Pieni di lavoro? Oh, Oh, madonna, ma. Shibu, guarda, abbiamo il ferro. Ben, tieni, Ma Ben, i tuoi pantaloni, vieni qua. E le tue scarpe. mi dia i miei soldi E le tue scarpe, oh Carlo! immediatamente. Ah, Devo sei pagare Carlo. le tasse qua. Oh, wow, c'ho tutti a zanzare.
signora Miranda. Chi è che i soldi? Ma sta ancora facendo la parte del dodge? Sì. Dopo il dodge studio, dimmi mi fa sapere. Ok, sì, sì. Signor Ben, questo è il dodge, tra l'altro il suo... Ho portato... Ma dove sono le ossa? Sono da convertire in effetti. Ah? Eh? Mi devi convertire, mi devi dare i tuoi soldi da convertire. No, tu devi fare prima il comune, finito il comune puoi fare gli altri. Cioè non tutto, aspetta, non tutto. Fai, vedi questi, guarda, signorina. Aspetta. Ma vieni, apri questa cassa. Ok. Faccia solo quei lingotti di ferro, trasformali solo in moneta, perché guarda quante ne abbiamo in una cassa. Ok, va bene. E poi iniziamo i clienti, va bene? Appena è finito fammi sapere. Vado a far pagare le tasse. Effettivamente non c'è bisogno di fare tutte quelle monete. Ho il mostro, Ben. Capo, guarda qua, guarda. La mia nuova arma, capo. Ti piace? Ma tu sei scemo, hai speso i soldi che ora c'è il cambio della moneta. Capi, risparmio un sacco di soldi. Vabbè. Ciao, signor Schifo. Mi hanno rubato 30 monete, signore. Come ti hanno rubato 30 monete? Felipe. A capo devo pagare le tasse. Felipe, dai soldi a cosa? Felipe, dai. Allora, Ben, sarai uno dei primi ad avere lo stipendio fisico. Vabbè, perché ma prima era in carta, non ho capito. Era, era tramite bancomat. Allora, vieni, Ben. La carta di credito? Mettiti qua. Dove finiremo? Ma poi la pistola. Oh, uno stank. Non è illegale. Poi devi pagare le tasse, non ti dimentica. Allora, Felipe, paga le tasse, Felipe. Non so. No, no, venga a me. Cioè, no, aspetta. Che cazzo, io devo dare i soldi. Venga là, te lo confondo. Venga qua dietro, signor Felipe. Come cazzo sei? Okay. Chiede se hai letto, vale. Sì, ho letto, ho detto non ti preoccupare, Scogna. Forse non mi ha sentito. Chi è che deve pagare le tasse? Gabri, Carlo, Cibi, Scogna. Ah, beh, Scogna è andato via, quindi non ha senso. Allora, mi deve dire quando devo pagare le tasse, ma visto che cambiamo... Scogna non ha poco senso che paga tasse. Carlo, Cibi, Wolverine. È sempre lo stesso, fra la casa 10, 25. Se andiamo a 50, mi dite. Non sono cambiati i prezzi, allora dico. No, i prezzi è ovvio che sono sempre lo stesso, che dovrebbero cambiare. A massimo aumenterebbero, non penso che ti conviene che aumento. Lascia la miseria. Quindi c'è già questi. Eh? Perché lui ha avuto già il primo stipendio. Il primo di odio, ragazzi. Infatti vi conviene pagare a moneta perché risparmiate. Aspetta, sui 10 sono già compresi quella che ho dato al doge comunque. Cioè il doge ti deve dare i medici. Io? Praticamente. Quando mai? Che cazzo sto dicendo? Oh là, te l'hai detto l'altra volta che... Ma l'altra volta me li sono presi perché Panzer me l'ha detto. Adesso non me li... Mi scusi, signor Bello. Signor Gilberto, sono venuto a portare ancora queste monete. Continua a sbagliare a cambiare il coso. Comunque la Netherrack potevi metterla in vendita con già la moneta. Te l'avevo predetto. La prego. Ma adesso stai inventando un sacco di fandonie. Lui poi c'ha sostanze illegali. Controlli un attimo che questo qua è un po' strano. Lo so, Scogna, tranquillo. Mi dispiace perché oggi era quella sessione importante. Però fa niente, dai. Non è colpa tua. No, ti sta qui FK. Interessante. Oh, ma... Fammi convertire tutti i soldi. Oh, sarò il primo a convertire, che bello.
Questo è il lavoro dell'industria, cioè. Ciao, prendo la chiave per fare il cliente. Sono pronto per fare il cliente. Ricordati di svuotare tutte le cose, tutte le fornace. I soldi li ho posati, eh? I soldi li ho posati, i miei. Già posato tutto. Mi dica. Macchinario, cos'è che produce di... Quale macchinario? Quello là di... Le cose per fare in modo che facciamo nascere la moneta, la moneta. Ok, ma quando ce ne ha passato un po' segno, perché è veramente fastidio. Ma non è quello, è proprio il macchinario che crea oro, che fa bordello. Come fa? Se mi sono dimenticato uno sta. Ma lei ha sentito tu il signor Bulla a te, Matteo. Ma... Il lavoro da fare ci sta in questa realtà. Certo, abbiamo bisogno di uomini da guerra, perché dobbiamo andare a difendere un villaggio. E per questo avevo detto se ti piaceva combattere. Ma devo essere per sempre uomo da guerra, no? No, no, cioè... Ti diamo un premio solo per questa battaglia, sì, certo. Va bene, quanto venire, allora ti diamo 50 monete per il tuo servizio. 55? Eh? 55? 50. Va bene, 50. Allora sì, vai da Ben e fatti preparare da lui, perché lui prepara gli uomini per la guerra. Va bene, Ben, dove lo posso trovare? È qua fuori, sopra. Sopra, okay, fuori. È Ben, il poliziotto, il capo poliziotto. Tesorino, a quanto siamo? Abbiamo quasi finito. Guardi lì. Sì, ma tanto non è... Questo qua devi fare come se fosse proprio il nostro rame bloccato, capito? Ah, ok. La, è inutile, fa. Guarda quante monete abbiamo, vedi? Una cassa sì, basta e avanza. Ma no, questa qua ti dico... Questa non ci serve che la apri. No, questa sì. Questa possiamo chiudere. Questa possiamo chiudere. Siamo pieni. Io siamo già pieni? Allora secondo me ti puoi anche fermare. Se ha un altro posto dove metterli, gli riempio anche questo. Questo, no? Sotto. Quello sotto, ok. Gli riempio anche questo, allora. Sì, facciamo due casse piene. Quando iniziamo a svuotare una parte della cassa, riproduciamo i soldi, capito? Il rame e grezzo sono proprio le riserve, come se fossero riserve d'oro, capito? Ok. Finché... Capi quanti soldi abbiamo adesso? Io siamo pieni. Sì. Poi possiamo iniziare i clienti. Allora, intanto vado per le tasse. Comunque se capri devi prenotare altra Nether, devi dire a Martina, roba del Nether. Ah, ok. Signor Gilberto, mi dicono dalla regia che se in caso ti serve roba per il Nether da vendere, tipo la Netherrack che l'hai finita, chiedi alla signorina. Salve. Salve, pronto per la mia casa? Sì, aspettavo lei. Perché non sei venuto a comune? Lo sai che sono a comune? Sì, perché era la... non lo so, l'ho sentito, ma non... Ah. Allora, sinceramente, vedi, questo è brutto proprio, cioè proprio orribile il tetto. Devo fare un tetto normale. Okay. Cioè, non deve essere così, guarda, non mi piace come viene all'interno. Vedi che viene tutto scalato, non mi piace così. Sì. Voglio una cosa più semplice che sia lineare, ecco. Ok, ok. Quindi semplicemente tutto il tetto, okay. E sistemare qualcosina. In caso se servono materiali mi faccio sapere. Va bene. Ok, ora vediamo se la faccio con questi materiali o uso altro. No, la pietra toglie ovviamente, che schifo. Ok, non lo so, in legno lo faccio. Sì, ovvio, legno. Ok, va bene. No, ma non penso.
Ma tutti siamo ricchi adesso. Chi è che ne deve pagare? Martina, Gabri e Wolverine. Allora faccio i conti di Martina, così porta i soldi. Giusto. Che cazzo di chiave? Ok, questa è la chiave della zecca. Mattina, se riesci a venire a comune, paghi le tasse, così te levo da mezzo. Martina deve pagare. Te, alloggio 5, 30, 40, 50, 55. 55. Puoi pagare in monete che sarebbe meglio, se non le hai, va bene. Prima di tutto, quante monete abbiamo in cassa qui? Ah, sì, abbastanza, dai. Non c'è bisogno di... Tesoriere, come va? Tutto bene? Tutto bene. Come le sembra la produzione? Allora fammi vedere quanto devo pagare anche Wolverine. Wolverine documento, Wolverine, 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 Wolverine. Eccolo qua. Quindi chiave 4. Wolverine. Ok. Ecco qui. Terreno, attività 25, 50, 55. Okay. Manco così tanto. Trovo peggio. Tutte e due 55. Minchia, precisione. Tasse. Sì. Allora, se mi dai il rame, sai cosa possiamo fare? Una cosa intelligente. Dammi uno stack di rame. Okay. Uno stack di rame, quante monete produce, abbiamo detto? No, aspetta, così è difficile. Devi darmi 55, lascia stare. No, è troppo complesso. Okay. Sì, sì, così è solo peggio. A posto, ho pagato le tasse, lo state qua dentro. Sei libero, signor Wolven. Manca solo la signorina e siamo a posto. Signorina, puoi darmi 55. Bravissima, lei è intelligente. Perfetto. Allora, andiamo sopra. Ok. Ai.
Oh, mi è stata già pesantina la cosa. Si ricordi di prenotarsi per il cambio monete, al comune. Sai dove si va? Ok, Entra nel comune, non sopra, a destra c'è una stanza che va verso giù e c'è un libro per prenotarti per il cambio moneta. Prima fai, meglio è. Tanto il tesoriere oggi riesce a fare già un sacco di va gente. bene, ok. Ma ok, il falegname dov'è? Io sono il falegname. Ok, Ebbene, che ti serve? No, niente, non il falegname, il boscaiolo, perché devo prendere altra legna invece. Ah! Non lo so. Penso che sia a tagliare legna perché so che aveva troppa legna da fare. E che ha finito tutto già? No, no, ho sbagliato io a prendere legna, mi doveva servire questo. Invece ho preso questo. Vabbè, ora Ah! faccio. Eh sì. Tocca Aspetta. finire quella e Eh sì, niente. io ho scritto, aspetta qua come arrivo. Ah, mamma mia. Sarà duro, ragazzi. Pensa, ora ho letto i tuoi messaggi su Telegram e Discord. Allora, ops, ho preso. Ah, vabbè. Ti buttami lì addosso. Ah, ecco perché non ti avevo letto. Ma vedi che già ci sono le totte nella cassa, lo sai, vero? Sì, no, ce li avevo anche in inventario, non avevo visto che erano diventati gialli. Non è che Ok. mi dà segnali. Ma stai cuocendo ancora altro ferro? A rame? No, era quello che c'era dentro. Ah, ok, perché qua vedo che sta cuocendo altri pezzi, vedi? Sì, perché erano dentro già. Ah, ok. Sotto i 64. Boh, hai fatto bene perché fai conto, questo qua lo mettiamo proprio come riserva proprio nazionale in caso di crisi, che non abbiamo più soldi, eh. Perché produciamo veramente tanti soldi, quindi. Minchia, uno staff che va che dà un botto di roba. Lo Quindi so. adesso i mercati dobbiamo aumentare un sacco i prezzi. Eh sì. I prezzi dovrebbero essere almeno triplicati da quello che c'era qui. Dipende, secondo me. Nel momento solo che fai la cambio valuta hai tanti soldi, ma dopo non li hai più come prima. Perché questi sono i soldi. Solo i minatori ti portano i Ah beh soldi e sì, pagano la quello sì. tassa, quello è. Sì, quello è vero. Però secondo me i costi sono da almeno triplicati. Ma come fu? Perché Ma metti la come fu? scatola? Hai visto Felipe? Frulla, frulla. Felipe, lei quando tocca? È il quarto. Ma penso che riesce a fare subito, già farà a me. Il mio non ci vuole nulla a Io ho me. Lo so, c'avete tanti stack, lo so. Ma non so se vi conviene Ma portare tutto, giusto eh. per quello io ti dico, Fa di bene, io stack, però ho non una metà. portarmene troppo subito. Cioè, nel senso, facciamo un po' per volta. Perché ne vengono fuori un sacco, io non riesco a riempirti. Cioè, Secondo me vi sì. conviene, secondo me vi conviene non farli tutti, una parte, cioè almeno un quarto. Esatto. Il Fare resto? tipo, esatto, un quarto, metà al massimo. Metà di Perché cosa? va che ti riempi Il rame di grezzo. ferro. Di, scusa, sì, di rame. Ma metà di quanto ne ho, cioè che. Anche un po' meno di metà, perché in realtà secondo me anche con meno di metà io ti riempio quella cassa. Ma tu non hai capito, secondo me 5-6 stack di rame bastano e avanzano. Secondo me, 4 stack di rame, secondo me vanno Sì, più che può bene, essere. te lo dico. Ma bisogna fare come volete. No, te lo dico, è inutile che porti tutto quel rame. Lo Quando finisci so. le monete o non le hai, le porti e le fai fare. Secondo me è la miglior cosa. Qua bisogna subito implementare come volete, scambiare. Quella. La signorina. Buonasera, buonasera. Che si fa qui? Ma si balla la fresca. Signor Doge, quando è che mi fa le reti da pesca?
Finché tipo il contadino si connette mi dà la paglia. Non sono altri contadini di Black. Aspetta. È successo qualcosa, signor Doge? È sparito il martello. Poi me l'ha preso lei? No, io non c'ho niente. Sono funzionario statale. Scusa, potete uscire da qui? Stiamo facendo lavorando i soldi, non si sta in questo posto. Per favore, fuori. Fuori, fuori, tutti, 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 veloci. Devo aprire le casse e si apre il denaro. Via. Denaro, denaro. Come non hai più martello? Allora anche io lascio solo 4 stack comunque, vedi? Facciamo 4 stack a ordine. Cosa? Io non ho preso niente. E sto vedendo, aspetta. Ti giuro, io non ce l'ho. Ah, mamma mia, è finito qua dentro. Non lo puoi prendere. No, ti viene di qui. Dove? Vieni, sei. Sera, sto arrivando, trovo com'è andata con la con quella. Ma mi è sembrato poco seria come la gente. Ha fatto aspettare 5 ore senza darmi risposta, insomma. No, 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 ma semplicemente se uno ti contatta di rispondere, cioè non fa perdere tempo. Rispondevi, ma sta arrivando, ma sono fuori, questo e quell'altro, mi sono scocciato e sono uscito. Comunque, ciao Ben. Ben, ricordati, per il cambio moneta devi prenotare sul foglio giù, lo sai, no? Devi scendere sulla zecca, c'è un quaderno e devi scrivere il tuo nome. E puoi portare soltanto 4 stack di rame, il massimo. Perché tanto con 4 stack di rame ti fai 40 stack. 4 stack di rame, il massimo che puoi trasferire. Ok, va, perfetto, 40. E quando finirai tutti i soldi e ti servono soldi, li fai trasformare gli altri. Perché Benissimo, benissimo. sennò non finiamo. Sto qua, oh, dov'è? Perché sennò non finiamo più e in più abbiamo notato che con 4 stack fai un sacco di monete, quindi. Buonasera. Senta, ma posso infilarmi nella lista, nella fila? Sì. Ma ti conviene perché hai rame tu, grezzo? Sì, Come sì? pochissimo. E che cazzo te l'ha dato? Ho lucidato le scarpe, ho mendicato un po' in giro e Allora devi niente. prendere il libro che ha bene, si sta prenotando, aspetta là. Posso dare i soldi? Cosa puoi dare soldi? Per fare Sta la roba. Beh, facendo non un ce altro l'ho un più. cliente, sta scritto Non sul c'è foglio. bisogno, non ce l'ho. Non so chi si è detto che di portarli, non so chi. Sto facendo in questo momento quelli del Doge. Devi aspettare, ti siedi, quando vengono consegnate a me devi posarli in questa casa e lui sigilla la cassa. Non ho capito un cazzo. Devi aspettare che metti i soldi miei qua, me li consegna, io vado, tu inserisci, lui chiude a chiave forzata e tu puoi uscire finché non. Hai fatto Fatto Doge, la vieni, prenotazione? scusate. Sì. Come no, ma sta ci sta. Prenoto io l'altro. Cosciuto. Oh. Avevo pensato. Guarda, più grande lo zaino che la testa. Ah, bella comoda sta poltrona. Ma non è più tesoriere, è il mastro fabbricante. Hai visto? Fabbricato. Ok ragazzi, il massimo di stack che potete portare sono 4, perché con 4 stack di rame letteralmente fate 15-16 stack di monete. Qua c'è un'inflazione della Madonna. Lo so. Infatti. Bisogna fare nuove monete al più presto. Ma è del nostro meglio, no? Io mo già cambio negozi, tra poco. Anzi, lo vado a fare, non ho un cazzo da fare. Tanto hanno pagato tutte le tasse. Ah no, aspetta. Ah, dobbiamo ricambiare tutti i prezzi, ma qualcosa.
Allora, loro due hanno pagato. Battery non attive. No, non c'è un cazzo. Per cagnare le monete allunga la fila, è certo, prima ti prenoti meglio è, te lo consiglio. Devi prenotarti subito. Allora, fammi vedere. Vediamo a Giovi come va e poi cambio il mio negozio se tutto ok. Tutto a posto, allora riuscite a fare il cambio? Sì? Com'è? Sì, Sì, sono riuscite a riuscito a cambiare. farlo. Oh. Vabbè, A posto. dai, No, allora. No, il cambio ora lo faccio. Finisco di fare la cosa e lo faccio. no, io dico il cambio del legno. Sì, a posto. Ok. Vado a sistemare il mio negozio, dai. Infatti, faccio così. Magia. Quando i poteri illimitato potere. Puoi sistemare le cose bene. La 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 no. Comunque non ci vuole molto perché Giovi, le persone possono farlo soltanto su 4 stack di rame. No, mi sono dimenticato il prezzo. Gesù Cristo, era 5. Faccio la clip. No, era 5. Mi sono ricordato. Toro ton toro toro. Sì, vabbè, appunto, se hai di meno è meglio ancora, sinceramente. Allora, io già sto aumentando i prezzi, sinceramente. Almeno un pochino, a sto punto. Gli ho scritto, sta informando cosa è successo e mi ha detto che è strana sta cosa. Boh, vabbè, ma non c'era bisogno di scrivere, sinceramente. Allora. Beh, che dire, si è ammazzato da solo. Allora. Salve, mi dica. Cavale. Ah, ma sei tu, Stella? Dimmi. Mi siedo, mi spiego. Poi faccio io. E faccio io. Solo che faccio. Posso. Non ho capito. Eh? Che hai detto? Non ho capito. Ho detto, come faccio io, bro? Cosa nelle. Stai laggando, ti giuro ti sento laggare. Brava, brava. Parla. Senti? Mi senti? Ho Sì. detto, come faccio io a mettere le cose nel negozio della strega? In che senso Visto che non come? sono con il mio. Non puoi attualmente.
neanche se posso. Come fate a tornare anche se compro il gioco? Scusami. Come fai a tornare se compri il gioco? Puoi tornare, semplicemente cambiamo un attimo il server in modalità non premium. Posi le tue oggetti, entri con quello premium e hai risolto. Ah no, ma io ho perso gli oggetti. No, non li perdi. Ok. Devi semplicemente cambiare account quando lo fai. Che ne so, lo compri lunedì, mi scrivi, dici posso fare sistemare l'account, ti apro un attimo il server e ti aiuto. Non posso perché non ho il premium. No, ok. Ok, quando se hai il premium poi, o compri il gioco, che ne so. Allora, lei voleva sapere solamente se poteva gestire un attimo quell'account. Tanto ti devo fargli l'account, quello primario, dalla parte sul portatile. Il portatile ora non ce l'ha dietro. Capito? No, 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 non ho capito in che senso. Come lei gioca dal portatile. Sì. Il portatile non ce l'ha dietro ora. Se l'è scordato dai miei. Ah, ok. E poteva sapere se poteva un attimo gestire il suo negozio questo giorno oggi. In modo di maniera che poteva giocare, tra parentesi. No, non può perché devi entrare nel suo account. Ah, ok, perfetto. Però ci vorrebbe. Non oggi, è quello il discorso. Perché ora il server è in modalità premium, quindi il suo personaggio non esiste. Sì, quello non è un problema perché gli ho detto, l'ho già detto, io gli faccio io il Minecraft, il portatile l'account suo. Però quello volevo sapere se devi farci tutto da capo. No, no, non devi fare tutto da capo, è che quando ce l'hai... Devi solamente attivare la prossima settimana, venerdì sera ce l'hai voglia te. Sì, ok, ma devi farlo prima di venerdì. Perché io devo mettere server in modalità... Devo mettere il server in modalità non premium... Entra con il suo T-Launcher, posa tutto quello che ha, gli oggetti, esce dal gioco, poi mette in modalità premium, entra con il nuovo personaggio del premium e con il premium può prendere tutte le cose. Ma questo dobbiamo farlo non quando siamo in sessione, ovviamente. Ah, lo deve fare venerdì? Scusami, lunedì? No. Tipo lunedì? Tipo lunedì, sì, tipo lunedì, lo fa subito. Io tipo lunedì mi posso dire, guarda, ti prendo mai tipo lunedì sera, ti mettono da lavorare di molto. Sì, basta che mi scrivi in privato, vieni su Discord e l'aiuto io, perfetto, faccio tutto io. Perfetto. Solo che non possiamo farlo in sessione perché devo spegnere il server. Certo, ti spegno il server, giustamente. Sì, è quello il problema. Gli altri a giocare. Sì, ma tanto non fa niente perché tanto lunedì quando entra le lascio mezz'oretta anche a sistemare il negozio e tutto. In caso gli do. Aspetta, aspetta, spero che anche te almeno ti intendo. A posto? Ok, per forza così Stella devi fare. Ok, sì, allora lunedì ti lascio sistemare, ti lascio pure una mezz'oretta per fare le tue cose. Ok. Va bene, intanto mo' accontentati dell'account del tuo ragazzo se volete giocare un po' e un po'. Perché tanto dopo c'è l'evento della guerra, quindi non ve lo perdete. Capito? Ok. Va bene, dai. Vado a sistemare il mio negozio. E prenotatevi per il cambio moneta poi. Cioè? Dovete andare là, vieni con me. Ti faccio vedere. Vieni qui giù. Qui devi prenotarti il nome del tuo nome. Di chi sono tutti questi soldi? Non tuoi, signor Doge. Ah, ok. Ok, vedi qua c'è il libro? In questo libro devi scrivere il nome. Sto levando i 6 per ogni stack e poi puoi prenderlo. Ok, grazie. Quindi aspetta, questi qua li cancello che sono finti che mi stavo sistemando il negozio. Ok, non ci è voluto molto alla fine 4 stack. No, è abbastanza facile. Ma sì, non è così. Inizio a prendere, ok? Quelli là da sotto. Chi è? Ah, ora ti pago, aspetta un attimo. Minchia, sono troppi, devi chiudermi la cassa. Non riesco a prendere. Aspetta, adesso te la chiudo. Sì, fatto, poi me li vengo a prendere. Allora, dimmi, quanto è? Non lo so. Dai, vieni qua, vieni. Dai, vieni qua, dacci un regalo io, tieni. Ti do un po' di più. Un'altra cosa. Devo fare lo scambio delle monete, ma non so dove devo prenotare. Qui giù, sotto. Parla con il tesoriere che è giù. Ah, oggi si lavora un casino.
Dimmi tu se ho detto beh, meglio di non CSM. Sì, no, raga, non mi interessa parlare con gli altri, cioè, non me ne frega un cazzo. A me, so, quando sto in live non voglio essere disturbato, l'ho detto tante volte. Allora, chiave comune. No, chiave comune, Gesù Cristo santo. Chiave della casa. Ma io l'ho detto 10 volte, scogna, la gente non capisce che qua sono due cose diverse, queste qua, però. Che devo fare? Guarda quanti cazzo di soldi abbiamo. Porca troia. Okay. Ah, ho posato. Mi sono dimenticato che sto sistemando l'azienda. Sì, lo so, ma la gente deve capire che comunque deve contattare voi, l'ho detto 10 volte. Io quando sto in live non posso mettermi a fare sta roba. Ah, devo prendere il resto dei soldi. Stavo sistemando, apri la cassa. Puoi fare già l'altro cliente, vai. Aspetta, se riesco a prendere tutto però, eh. Sì, dovresti adesso. No. Devi aspettare un attimo, se vedo arriva. Ah no, sì che posso. No, non c'ho lo zaino mio privato. No, niente, scherzando. Ai ai ai. Madonna, quanti cazzo di soldi che abbiamo dato? Siamo quelli più poveri. Ok, stacco mi serve. In realtà potevo prenderlo di là, però vabbè. Sono qui. Ai! Vada, vada. Mi sa che se si deve portare lo zaino. Vado a sistemare il mio negozio. Allora. 1-6. Quindi vendevo uno di questo 6. Diciamo. Ciao, man. Ehi, guarda, sto già modificando i miei negozi. Vedete? Ah, bene, bene. Ma i prezzi rimangono sempre quelli, giusto dalla fine? No, un pochino li ho aumentati, ma non troppo, nel senso che ovviamente ho salito i prezzi. Salve. Salve, allora. Aspetta, ma non c'era prima la signorina Cibi che doveva fare il lavoro? Vedi su. Non so se hai visto sotto libro. No, no, c'era solo una cosa del babbo. Ah, oh, ok, pensavo che Anzi, te ho da toglierla. Perché mi ho fatto sbagliare. Vale. Ah, dimmi. Ovviamente i soldi nostri condivisi ci hai già pensato tu. Sì. A dove va, giovane? Oh, salve, Doge. Salve. Cos'è che è in ritardo? Era un attimo Ah, di vuoi i soldi? ritardo, scusa. Tieni. Ma Doge, ma cos'è questo? Cosa vuole in cambio? Grazie. Attendo un momento. È una nuova cosa che abbiamo inventato. Si chiama moneta. Finalmente esiste una vera moneta. Una moneta.
visto, Cioè, guarda. quindi al posto del rame avremo questo. Sì, devi tra questo qua adesso non sarà più a breve una moneta, verrà sostituita da questa. Quindi le consiglio di andare alla zecca dello Stato. C'è giù. Devi prenotare il posto. Bene, vado a Vada, vedere. vada, parli con Gilbert. Oh, medico, sta tornando. Ma dov'è Gio? Ah, già mi sta andando a avanti e indietro senza fare niente, mi sa. Hai tu. Ecco, infatti, io lo chiamo e tu te ne vai. Comunque, ti sei prenotato giù alla zecca? Ok, Sì. a posto. Allora, solo una cosa, quindi hai detto che per ora non hai lavoro, giusto? No, no, no. Allora, Bennett, chi è che doveva fare l'attività che gli serviva? Ti ricordi? Senza che Sì, mi prenda il noi. posto. Sì, noi in pratica dovevamo fare Chi? l'attività. Tu e il pittore? Sì, io e Edward in pratica, sì. Ma già ti sei prenotato da Ciubecca? Sì, purtroppo sì, ma credo che c'è da fare troppo su alla fine. Ci mette troppo Un po' di tempo. cose da. Penso che prima di noi stanno altre due persone, Allora, cancella quindi. lì e fa il prenotato giovin giù. È libero lui. Te la fa lui e sei a posto. Va bene, dai, se è disponibile la giovinciulla. Sì. Guarda, Abbiamo faccio anche vedere Ah, un po' ragazzi, è di vero, Giovinciulla adesso ha fatto anche lui il libro che potete scrivere i lavori da fare. Se avete bisogno di Ci sono lavoro, tanti andate da lui, testimoni che sto pescando. nella sua azienda. Ma devi fare le strade, sto qui. E No, mica lui. È chi? Ciubecca, ho già prenotato da No, lei. anche E io devo fare. lui adesso deve fare l'attività di Ben. Niente, mi pesca il Quindi grano. se hai... Tu non Ok. devi costruire una cosa lì. Che cazzo devi costruire tu? Non sono sicuro. A posto. Oh, vedi tu. Intanto l'asta è il negozio, prenotati in caso. Non so se si può mettere Giovinciulla un campo nel è dubbio per disponibile? Ok. Vediamo un po' dove fare questa attività. Mi servirebbe un 15 per Comunque 15. sto aumentando un po' i prezzi, ma di poco. Venga con me, vediamo un po' dove la Guarda anche posizionare. questa. Ciao, sono Lucia, sono una sirena. Può sembrare strano, ma non so di avere. Ciao, sono un kebabaro, sono un kebabaro. Boh. Ah, te la puoi tenere se la vuoi. Tanto ne ho altri. Prego, prego. Ma che cazzo ho fatto, Gesù Cristo santo? Sento una voce, però non capisco. Ricco. Allora, qua già ho Io cambiato. i regalini li faccio sempre a stella, lo so. A che cosa? Oh sweet, oh Ah, sweet, e the capito. melody. Sì, ci sono anche i cugini delle balene. Se viene il modo A potrei avere porco. orche e le balene. Ma non so se ci sono ora, spuntano a caso ogni tanto. Fanno anche i vestiti delle orche e delle balene. Solo che non, tipo ora non ce n'è, ma. Ecco, vedi, là c'è un'orca, vedi? Ok, fatto. Ora facciamo una alla volta. E le balene, schiantandosi sulle coste, uccidono anche i cosini, le seppie, i molluschi. Sì, infatti ogni tanto mi trovo l'inchiostro in mano. Eccola, guarda la balena! Ho fatto apposta. Sì. Guarda, enorme. Senti il verso? Così.
Ok. Sì, vero, anche la strega ha 9 pozioni. Vai, vai, proprio. Ho sentito correre Amazon. Ok. Oh. Ciao, sono Lucia, sono... Finito questo. No. Ora sono finiti. Chi c'è Liucchino piccolino pesciolino pescioletto? Chi c'è questo piccolino bambino? Chi c'è? Ti mancano le coccole? Te faccio poco coccole io? Ehi? Ciao Nati. Le casse. La chiave, a chi le devo chiedere? Al Fabbro sempre. Cioè Daniel che non c'è mai. Sì, sì che c'è, sta qua. Ciao signor dottore. Dimmi. Io lavoro qua ora. Così all'improvviso. Ho visto che il legno finisce sempre, o mi sbaglio? Come l'ho rifornito? Ho fatto prima tipo 10 stack di... Secondo me l'hanno superato, te lo dico. Le regalo delle mele, signorina. Allora, Nati, vieni qua. Visto che tu devi andare a casa. Grazie. O devi comprare qualcosa. Eh sì, ho troppo roba nel... Sì. Aspetta. Ah, non c'è spazio. Ho già visto le orche. Sì. Bellissime. Sì, abbiamo visto anche come one-shottano la gente. Come one-shottano? Sì. A me non ha ucciso. Se lo attacchi, sì. Ah, se lo attacco. Me l'ho attaccato. È per la cassa. Le casse devo comprare questo. Te dai i soldi, vanno a comprare. Ma dov'è? Non mi ricordo. È laggiù. Se non è lì, sta al comune perché sta facendo il cambio soldi. Come va la fucina? Va? Il signor Pizza è venuto a chiedermi. Ma non si è, ma lei si diverte a fare questa cosa? Io ho detto, un compito può anche non essere divertente, ma deve essere fatto. Beh, giusto. Ti piace? Sei anche carino con questi occhialini. Sì? Sì. Allora, gli 8 devi pagare le tasse, tu hai pagato tutto. Allora, comunque ti conviene... Dove sei? Vi consiglio già di fare il cambio moneta del vostro negozio pian piano, Perché io il mio già l'ho fatto. Vabbè, quando hai la moneta, ovviamente. Il negozio si può mettere anche una stanza.
Cosa? Nel coso del negozio ci puoi mettere più di uno stack, tipo. In che senso? 10 di rame. Ah, no, cioè, metti il costo, la roba da dare. È 64 il massimo. Cioè, una cosa. Tipo uno stack di rame e uno stack di monete. No, magari sono 3-4 stack. Anche di più, mi pare. Cioè, uno stack di monete. Aspetta, uno stack di rame sono? Tipo 5-6 stack di monete. Puttana la. Cioè, quindi in poche parole. I prezzi si alzano. Io ho già alzato un po', ma non in modo esagerato. No, su, no, di poco. Vabbè, ma io alzo di pochissimo. Sì, ho alzato tipo anche io di 4-5 monete circa. No, io dico di 3. Metta qui. Che vuoi? Crea una povertà assurda. Pure una cazzina della Madonna. Voi non siete capaci di governare. Ma che te l'ha detto? Perché siamo ricchi tutti? Perché sono provo a essere. Io forse tipo sparo 3 cose. Puttana. Quindi adesso le tasse come verranno pagate? E monete è meglio, perché risparmiate. Se la paghi in rame. E anche il mio stipendio. Anche lo stipendio è monete, ovviamente. Quindi, solo all'inizio sembra che ci sia inflazione. Ma dopo le tasse sono sempre le stesse e i guadagni sono sempre gli stessi, capito? E quindi adesso dovrò pagare 75 monete e 55 di rame? Che? No, 75 monete, capito? Non paghi tasse in più, non dovete aumentare i prezzi. Io ho aumentato perché sono stronzo. No. Ma ho aumentato di poco. Basta, vogliamo un altro giudice. Io ho diminuito già i prezzi. Ho semplicemente rimesso i prezzi di prima. Ah, beh, io vendo sempre, quindi qual è il problema? Uccidiamo il Doge. Scusami, cioè io il negozio prima lo vendevo a 25, adesso 30. Non capisco quale sia il dilemma. È pochissimo. Appunto. Ma non ti arricchisci. Ma no. Cazzo c'entra devo arricchirmi? Semplicemente i prezzi rimangono uguali, solo che hai tanti soldi, quindi hai tanti soldi da investire. Più investi, meglio per te. Ma quindi la moneta è svalutata adesso, non vale più niente. Appunto per questo nasceranno le nuove monete. Siamo quindi in russo. Arstotska. Come è russo, signor Bogo. Ok, devo mettere un mino da pagare le tasse. Faremo la rivoluzione russa. Può essere, può essere. Daremo lo zar per portare il socialismo alle sue. Grazie, Scogna. Pizza, uccidiamo il Doge. Ma avete messo la moneta? Vi siete iscritti tutti, raga, non vi dimenticate. Voglio vedere il negozio di Turi quando si è svuotato. Aspetta, perché è meme la cosa. Guarda. Aspetta. Sì, per scontare il leader. E anche delle scatole. Guardate, si chiama scatole. Serve qualcosa? Ma non si è esodato. Bene. Non so, stavo scherzando. Aha. Vedi se ci sono monete, scusa. Aspetta. Vedi. Ah, già hai preso prima. Ma già vinciò là? Cito. Ah, come è uscito? Stava già nel negozio a quell'altro. Mi sa che ha bisogno di qualche altro costruttore. A me è finito. L'ho pagato, sì. Oh, che bello, m'ho visto. Bellissimo così. Proprio devo sistemare qua. Bastardo. Però che figo. Figo, sì. Oh, le pacche. Vabbè, sì, dai, ci sta. Mi piace, è molto più bello così. Cioè, dove prendi il kebab? Vieni qua, vieni, esci. Cioè, ora non sembra un bel negozio. Ma il kebab non è una carne. Aspetta, ma io vedo solo. E io sono Samir Tuk. Cioè, no, io. Quando all'improvviso viene. Io sono il Samir, vuoi un kebab? Capito? Sì. Ok. Che hai detto? Ladro. Ah, ma adesso cambierai prezzo. Vuoi sapere una cosa? Lo sai che tra questa bistecca e questa bistecca non cambia assolutamente niente. Sì, ma lo so, però questa la comprano quasi tutti, quindi ci sta che uno mette questo piatto, perché è più bella da vedere. Sai, bianca e brutta, c'è carne povera, secca. Che cazzo so, Come che è? Signor Carlo, ho visto due che si fumano uno spinello. Oh, bene, ma dove è andato Giovi? Non ti sta facendo l'azienda?
Sì, mi ha detto che deve andare comunque. Quindi ho detto Ah, domani magari scuola. Ok, venerdì ci mettiamo d'accordo con Edward e vediamo che da farsi. no, perché devi andare a scuola per questo. Ha fatto il mio nuovo ristorante. Guarda, non è più bellina? Vieni a vedere. Il suo ristorante, ma Guarda. che No, il mio ristorante, scusa. guardi, guardi, Guarda il guardi. ristorante nuovo di Samir. Bello, così. Io, Samir, io non dormire. È Uno come senza prima, in voce. pratica. Vabbè, Oh, come prima più no, o c'era meno. quel tetto di merda, Gesù Cristo Santo. Scendere da casa, Ah, beh, sì, è risolvere molto più carino, dai. Sì, adesso capito, non è una casa battibile, capito? È full legno, ora. Sì. Allora, Ben, vi ricordo che dovete iniziare a preparare, anche tu, Turi, per la guerra. Se avete finito i lavori, finite gli ultimi lavori, se devi tagliare altro, che tra poco c'è la Sì. riunione. Ma chi Ma è? che... Hai sentito? Sì! Che cazzo era? Che cazzo era? Oh, Ah, è che è stata lei. ma che sono pazzo, ma mica... Però prendi tipo tu, senti tipo Gollum. Ma che cazzo è? Mi sono sentito mordere. No, io no. Ancora c'ho le palle intatte. Fammi un pompino. Ma che cazzo? No, sono Acqua di io. Carmex, non è così al dolce. No, no! No, non al doge. Non lo sento pure. Non lo sento. cazzo è? Raga, io ho paura, via, scappo, ciao. Aiuto. Oh, attenzione, c'è qualcuno dietro. Come c'è qualcuno dietro? È che... Scappi, signorina, scappi. Scappi, signori! Ho sentito la cosa. Paia! Si chiama 360, gioco questa. Buonasera. Buonasera, com'è il gioco originale, dai? Dai un bacino, vieni qua. Felipe, Felipe, fatti dare un bacino. Fatti dare un bacino da Gio. Qua, Gio. Un po' aggiustata qualcosa. Ma questa non si fa sentire più, sì. Ma dov'è il mostro lì? Ah, io c'è qualcuno che fa cose strane. Si sentono tipo qualcosa invisibile che morde. Le 11.000. È guardati te, Turi, guardati te. Dove? Guardati Mi ha messo una mano nel te, culo. Turi. Ho visto delle bolle, non lo so, Questo qualcosa. si chiama Mino Rosso. No, 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 Oh, non sai no, no, no. fare rappi, mamma mia. Esatto, Sempre, rovina esatto. tutto, è Ma assurdo. no, si sì, sarà confuso, si sì, sarà Ah, confuso. sa Dai, lo prendo io il confuso. mostro, dai. Dove sei, mas? Prendo l'aspirapolvere. Hai detto di lei? No, il comune, Oh, no! il comune, oh, il comune! Oh, multa, multa! Calmati! Multa! La multa, 20... A posto di fare i 20 a culo! coglioni, polizia e marinai, preparatevi. Anche voi, signor Vescovo, abbiamo bisogno di più uomini possibili. E poi risolveremo questa storia della fantasma. Preparare E poi risolveremo con un i esorcismo questa storia di questa persona invisibile. Cazzo! Prova io un Oh! Dove sta? Io vado da signor Gianni. Antico Dio, benedica questa terra. Scaccia In questi mostri nome del malvagi. sospetti mi devo preparare. Sento un rumore Vai. strano. Sono un rito propiziatorio. Vai. Sì, vado Allora, prima, in nome dell'antico Dio, con questo nuovo oggetto conferitomi da il grande antico Dio e la tecnologia, no? sì. Adesso. Aspetta, questo non funziona per un Sto secondo. confondendo No, questo. ma chi è sto qua? Ma questo Oh, c'è è un coltello! Oh, al ferro! Al ferro, occhio! Allora. Dio, con questa tecnologia. Oh, che cazzo è, Adesso. ma? Adesso sparerò e esorcizzerò sto Burkina Mammat. Ok? Adesso allontanatevi un attimo, che è pericoloso Sono attaccarvi. un fantasma. Attenzione! Attenzione! Toglietemi! Oh! Oh, Felipe, tocca a te, Felipe. Ok, è stato esorcizzato. Grazie a tutti, buona serata. Fammi parlare con tesoriere. Dimmi. Allora, finisca il signor Felipe. Oh, ma che cazzo stai caricando? È un bazooka.
Appena finisce il signor Felipe, si inizia a preparare il suo esercito per il trasporto. Ci stanno Va avvisando i bene. nostri alleati che a breve i nemici, i barbari si stanno avvicinando Guerra, al guerra, villaggio. d'accordo. Andiamo. Guerra, oggi pizza sarà. Signor Doge, ma ha pensato di portare dei bombardamenti? Siamo in difesa, che puoi bombardare? Tu stesso villaggio? Ah, si benissimo. Vale, sono invisibile. Lo so, Nate, ti vedo, le palle. Come mi vedi? Ti vedo, io sono un genio. Tu sei qua davanti a me, guarda, guarda come scappi, guarda. Perché mi metto le mani nel culo? Non è Chi è che ti ha divertente. messo le mani nel culo? Vedi, vedi. Oh, allora, posso ti fare bene? Prepari i soldati, iniziamo, che ci dobbiamo preparare. Soldati, pronti. Soldati! Uomini di terra, andiamo. Ai, porco. E che cazzo ne so? È giù, vedi? È giù, mi pare. Dai, oggi volevo prenotare il tavolo. Ho sentito? Ho sentito? Per... Sì, è un pazzo. Sì, è un pazzo. Una domanda. Mi dica. Ah, tu devi avere lo Ah, io stipendio, devo vero? stipendio. Quale stipendio? Ma tu che cazzo fai nella vita? Ah no, tu Quale sei un cazzo fai? cacciatore. Ah, sì. Devi Cacciatore. Ah, sì. pagare Devo fare a casa. A casa è metà dell'attività. E prenotare giù per il cambio moneta. Vai a Sì, prenotare ma... intanto, subito vengo. Sei un pazzo psicopatico sotto. Vada giù, vada dal signor Gilberto, c'è il mostro. Come c'è? Aspetta, aspetta. Ah, butta via. Buggato. Dove? Venga, mi segua. Guardi, guardi. Che cazzo è che devi pagare le tasse? Mi sono dimenticato. Già, ok. Salve, che succede? Pidimbulla, come si chiama? Questo è Oh, ma che è successo, Omino? Omino, No, che... già no, esco. Omino, che è successo? Ah, è successo che... Avendoti morso ti ho trasmesso la stessa malattia che avevi. No, il carbovirus! No, no, voglio, no, voglio morire. Ho uscito dalla No, porta, via, ho via! uscito Via, via! Via! Non voglio morire. Via! Scappo. Buonasera, Il carbovirus! C'è il carbovirus, via! Via, via, via! Ci uomo, uscite presto, uscite. hanno morso! Chi è stato morso? È infer... Ehi. Con il premio ci deve fare una cieca, mi sa. Non si avvicini, lei. Signor Romino, anche se lei è infetto, però devi pagare le tasse e venire a prendere lo stipendio. Anche tu sei infetto ormai. È vero, anche io sono infetto. Infatti, essendo che siamo tutti e due infetti, dovremmo contrattare questa cosa. C'è una cura, però non gliela dirò mai. No, me la dai la cura. Sai perché? Perché possiamo curare anche te. Puoi guarire anche tu se vuoi. Nel nome dell'antico Dio. Esci da questo corpo! I poteri del liceo sono grandi. Ero invisibile per lì. Oh, dove vai? Vieni qua! No, oh, sta Mamma scappando! mia, Sta... ma... Prendilo! No. Vieni qua! Mangia? No, aiuto! Cosa c'è? Ma Troppe non mi canne, servo! troppe canne!
Nel nome dell'antico dio. Nel nome dell'antico dio. Dio ti protegga, l'antico dio ti protegga la tua anima. La tua anima verrà. Hai pagato la multa? Ma... sì. Ma questo viene, stiamo benedicendo. Ah, si sta pesce, mannaggia la miseria. Sono stato morso, ragazzi. Posso rischiare anche di prendere il carbovirus. Ragazzi, sono andato. No, sai, ma sposto, disposto. No, sono disposto, corri. Omino, nel nome dell'antico dio, io ti benedico. Sì, lo so, lo so. Aspetta. Nell'antico dio ti farà guarire da questa malattia. L'antico dio potrà aiutarti in questa malattia. Nella buona e nella... ah! Mi sa che non funziona oggi, mi sa. Andiamo via, addio. No, è stato morso. No, è stato morso. No, voglio via, ciao, addio. È stato morso, voglio. Oh, addio, ciao, voglio. Ora incendia tutto. Omino è un poliziotto, vero? Eh sì, gli do lo stipendio solo. Poi gli do lo stipendio. Doge! Mi dica. Sono morso, aiutami! Non ti preoccupare, l'antico dio proteggerà la tua anima. Devi andare... ma tu non sei antico... ah no, sei fottuto. E sei fottuto. Sei fottuto. Va bene, uso la marijuana. No, mi dissocio. Dov'è? Dov'è Omino Rosso? Non lo so, frate. Fate troppe cani. Oh Gesù. Chi è Gesù? Dov'è il terrore di Lich? Terror Delice, aspetta. Prima che faccia questa cosa. Aspetta. Me l'ha ordinato il mio capo. Che cazzo è sta cosa? Questa è la sua paga da umano. Si ricorda quando la pagavo, le davo i soldi? E lei lavorava per noi. Mi sa che non si ricorda più niente da oggi qua. Non puoi farti corrompere l'anima così. Pensa al tuo equipaggio. Pensa al signor... ma che cazzo? Pensa al signor... aspetta, già faccio... Perché sta guardando l'acqua? Allora, ascoltami un attimo. Si ricordi pensa il maestro? Ben. Si ricordi il maestro Fuji quando pescavate insieme? E cucinavate insieme? Sulla vostra nave? Non si dimentica di queste cose. Mi sa che sta parlando... mi sa che sta parlando con il muro, eh? Signor Omino Rosso, si ricorda quando mi ho venduto l'erba? Non può. Non puoi fare del male alle persone che ti hanno accolto e ti vogliono bene. Non puoi essere corrotto. Non puoi corrompere la tua anima e gli altri mordendo le persone. Non puoi ucciderci. Se tu guarisci, e ti devo fare il bagnetto. La bagnetto delle ossa. Ah, trovo, dove mi trovo? Beh. Pensa a noi. Sta tornando. Se ricordi. Ricorda quando tu e quel signor. Ricorda di chi sei, Simba. Simba, chi è Simba? La mitica frase, no, vabbè, detta. Se ricordi, forza. Maestro Fuji, che cucinavate insieme. Lui ti ricordi con la labarda, lui cucina. Eccolo, guarda, eccolo. Shifu, maestro Shifu, guarda, eccolo. No, Shifu, ho solo la labarda. Shifu. Shifu, già ti ha dato lo stipendio, no? No. Ah, ok. Dopo te lo do, dopo la battaglia. Signor Shifu, lui è il suo ex amico. Quel cornuto è un templare dell'antico dio. Ma ora pensa al suo amico. È corrotto dai re dei Lich. Deve fare qualcosa. Serve a qualcosa quello. Aspetta che la spingo da dietro, aspetta. Non credo che abbia funzionato. Prova questo. Ok, vedete un attimo. Signor Shifu, lei è l'unico che può aiutarlo, vero? Vedi anche tu. Cosa? Shifu, ma... dai, su. Io tra un'ora perderò del tutto il controllo.
diventerò un mostro. O no? Come diventi un mostro? Sì. Vabbè, come ora, tipo. Come ora? Come forse prima, non lo so cosa ho fatto. Un vuoto di memoria. E scusa, adesso ha dei poteri forti? È il momento di raccontare. Cosa so. Racconti veloce, che i barbari non aspettano noi. Dove veniamo il signor qua presente? Sì. Veniamo dal futuro. Come dal futuro? È tutto vero. Stavamo qua? Viaggiando con la nostra nave volante. È arrivato il Lich con questi barbari provenienti dal futuro che vogliono invaderci tutti. È venuto col Godric? Quando mi ha... Non erano vichinghi quelli che disintende? Fatto la cicatrice. Sì, sì. E tu hai detto barbari. Barbari. Ah, ok, ecco, dicevo io. Quando mi ha fatto la cicatrice... Ti svegli! Cioè, mi è entrata una parte Aspetta. Dell'anima dentro. Oh no. Siamo nei vuoti. Cura dovrebbe essere lo sniffer che trova un fiore che può curare le malattie. E dove si trova? Non lo so, ormai è disperso davanti, neanche in queste epoche. Proprio come ti dovrebbe se si trovasse. Scusa. Minchia, ma che cazzo era? Era un demone. Allora, insomma, allora lei si deve sforzare. Non c'è una possibilità di tornare nel passato e prendere fiore, visto che se puoi viaggiare nel futuro. L'unica sarebbe cercare i relitti dei pirati. Avevano loro quell'uovo. Allora facciamo una cosa. Abbiamo una prossima missione, ragazzi. Finita la battaglia. Se riusciamo a sopravvivere, dobbiamo fare in modo di trovare questa antica reliquia e trovare una cura per Romino. Chiudetemi in prigione e trovate la cura per voi. Io non so se riuscirò a invertirlo. Come ti dobbiamo chiudere in prigione? È per la vostra sicurezza. Allora, Ben, provveda, lascio a lei questa situazione. Allora, dai. Ti aspetto per la riunione. Per sicurezza di Osiris, allora. Venga, presto. Grazie, Omino, che stai salvando tutti. Sempre se sopravviveremo dai barbari. Se non ritorneremo, penso che i barbari ti faranno fuori. Venga alla riunione. Dove è la riunione? Dopo la battaglia. Ma i soldi dove li sta mettendo i suoi? Dentro le mie tasche personali. Venga qua, le insegno un trucchetto che è una tecnologia che abbiamo noi in questo paese. Vieni qua. Che non so, vieni qua. Vedi questa cassa, è una cassa personale magica. Ok. E dentro puoi mettere i soldi e le tue cose importanti, così non le perdi. Che bello, grazie. È perché sai, potresti morire. Ma io non muoio, i veri uomini non muoiono mai. Ah, perfetto. Se lo dice lei, io mi fido, Mi devi pagare, Chi ti devi pagare? Ho pagato 54. Ah, è vero. Allora, raga, la riunione è iniziata. Andiamo subito tutti. Allora. Prima sede. Madonna, che faccio di merda, spegni sta roba. Levati quel coso. Oh, aspetta, patrono. Mamma mia, che tanto. Animale. Ok, a posto. Allora, ragazzi, oltre il problema di Omino Rosso che ci ha postato, ma non sappiamo se è diventato pazzo al 100%, Omino Rosso, o sta raccontando la realtà. Ma questo lo scopriremo dopo. Allora, vi dico, sì, è meglio tenerlo in galera perché potrebbe essere molto pericoloso. Non so se è la pazzia o è veramente o quello che sta dicendo è verità. Ancora dobbiamo scoprirlo. Vabbè, comunque ascolta. Non perdiamo tempo, ragazzi. Avete rotto il ponte lì come è stato detto? È stato fatto. Ok. Signor Gilberto, le navi sa dov'è? No, non so dove sono, ma... Oddio, ma Panzer che... dove cazzo è? Non lo so. È uscito proprio... Non risponde da un bel po'. Io lo trovo a casa. Ok. Vabbè. Ascoltatemi. Ragazzi, dobbiamo prepararci per questa battaglia importantissima. Abbiamo avuto informazioni da Volpe Rossa. I nemici stanno avanzando.
Sono riusciti a costruire un po' di difese e volpe rossa e hanno messo qualcosa sopra per combattere e resistere. E altro c'è da dire che è molto importante. Signor Gilberto, lei deve prendere. Signor Turi? Doveva esserci Panzer, ma. Ok, amen. Ah, Verti, aspetta. Teoricamente anche la signorina Stella. Sì, praticamente hai la signorina Turi, il signorino Turi e la signorina Stella, che è con l'account di Ma non Verti. c'è Stella. No, c'è. È con l'account di Vertiver. Ah, è Vertiver, ok. Vabbè, diciamo che è sempre il suo Vertiver, Sì, dai. Adesso vabbè. facciamo confusione, boh. Sì, vabbè, è Vertiver, ok. Invece gli altri, le truppe militari, che sono i fratelli arabi. Il signor. Aspetta, perché c'ho questo? Che hai detto? Ripeti, scusa. Può venire anche mio fratello in guerra? Certo, e mo' l'ho detto. I fratelli arabi. Assurdo. Allora, i fratelli arabi. Verrà anche il nostro primo. Il ritorno dei templari. Si vogliono mettere in battaglia per salvare il nostro regno. Ci sono reclute e contadine come signor maestro. Come cazzo ti chiami? Messo schifo. Maestro Non Shifu, è il ok. nome. Maestro Shifu. E gli altri. Lei, ovviamente, i civili come Samiki. La signorina Lilith, scusate. Cosa sono io? Cercate di rimanere nascosti oppure fate attenzione se vedete barbari in zona. Scappate. E niente, ragazzi, dobbiamo prepararci per la battaglia. Siamo con poche truppe, è vero. Ma quanto è? Aspetta. Ti farò valere. Farò valere. Oh, sta pregando, sono antico Dio. Tra poco praticamente. Non viene svuotare Sì, l'inventario. svuotate gli inventari, ragazzi. Soldi, tutte chiavi, svuotateli. Già fatto. Preparatevi. Alle 22:30 partiremo da qui. La flotta? Sì, ho capito, non mi interessa. Allora, gelata il poliziotto. Cosa, ma Werther è militare Chi oppure non ha l'arma? Ma scusami, è Stella, ragazzi, è la Marina, non è polizia lei. Stella, Marina. Allora perché tiene lo scudo poliziotto? No, però Perché quello è l'account del perché è poliziotto. Ah, sei Verti, è scema, Verti. nonna. Allora, ma non c'è lo so, però Marina era. No, è Verti, ragazzi, è Verti e basta. Con la voce di Stella, basta. Ok. Ho capito. Allora, Ok, ascoltatemi, per favore, mi sta facendo perdere il filo e ta. Allora, le navi, signor G. Dov'è Gilberto? ci siamo. È andato. Ma perché ci è andato? Ah, ha posato la roba, ha posato. Ah, ok. Oh, vecchiaccio, vieni qua. Stai diventando più rimbambito del solito, eh? Stavo prendendo le robe. L'età si fa sentire, l'età. Allora, signor Gilberto, vedi che lì a destra c'è la casa della signorina, del signorino ex regno di Scogna? Sì. Ok, lì ci sono due navi pronte. Non so quanti siete, ma potrete anche Ok. prenderne No, una. con una credo che basta, sì, Sì, una, la galea, vedi che è quella più grande. Prendi quella. Devi attraversare il fiume dove abbiamo spaccato quei due punti che sono costruiti sulla mappa. Da lì devi raggiungere Volpe Rossa. Aspettiamo i turni in fazione e andiamo a piedi, ok? Quindi inizia a organizzarti con la tua marina, che è Turi e Vertiver, ok? Ma io quindi siamo in difesa. Io sono con la marina, Che? venite. No, Con la stai marina? con la polizia che No, c'è, cioè, quindi Marina, sarà Verti e lui. Marina, Una battaglia da Marina, Marina. difesa sarebbe. Ma se avete, ho detto, porco giù. La polizia invece ha tutti questi uomini. Siamo tu, un No, c'è. esercito abbastanza. Dimmi. Ma sarà, quindi siamo in Siamo due difesa, bravi no? comunque. Sì. Mamma mia. Siamo in difesa ed è una situazione brutale, ragazzi. Abbiamo Difesa, poco difesa. tempo. Abbiamo poco tempo, dobbiamo iniziare a viaggiare. Preparatevi. Ma aspetta, ma abbiamo i vassalli. Eh sì, è ovvio che abbiamo i vassalli. Ah, ok, ottimo. Posate le cose che non vi Allora servono. scherzo, Doggy, allora si può fare ancora. La mia spazzola la posa, non voglio perdere la mia spazzola. Cibo ce l'ho, c'ho tutto. C'ho tutto per la guerra. Doggy, abbiamo un po' di rifornimenti, che so secco. Ragazzi, preparate perché sarà dura. Doggy, abbiamo dei rifornimenti, se Sì, non abbiamo sbaglio. due buste di rifornimenti. Abbiamo frecce, tutto abbiamo. Ma quindi io devo venire o no? Certo. Sì, tu vieni, ovvio. Ah, bruciano un po' gli occhi. Ciao, caro, mi consigli questo gioco? Mi sembra bello. Come fai a non conoscere Minecraft? Allora, Minored, un bacio per te. Ah, forte, viene dal cuore. Davvero napoletano, sì, troppo bello. Come un pisello. Minchia, siamo a corto di uomini. Sarà molto dura.
O sai. Ma il signor Panzer dove sta? Non lo so. Aspetta, mo lo chiamo. Comunque siamo secco di poliziotti, Eh sì, comunque. abbiamo pochi uomini, siamo nella merda. Di questo ti ho detto che Werther magari era meglio come No, poliziotto. perché non ci sono marinai. Hanno Questo due. Panzer, tu. Eh sì, Panza, dove sta? Se viene magari sono due, no? No, Panzer è FK. ah, aspetta, sto chiamando. Lo sto fumando una Ah, non sta, sto un bel No, mi sto preoccupando perché potrebbe esserci qualcosa. Non è che all'improvviso prendesse una. Non risponde. Signor Dodge, noi siamo quasi pronti per partire. La signorina Stella sta finendo di prepararsi e il Sì, signor. preparatevi. Potete dare un'armatura a quest'uomo? Ci avete armature? No. Posso pagare mentre Sì, te la lascio. do io, vieni qua. Vai bene, prepara l'uomo. Ma signor Gilberto, lei si diriga alla flotta e inizia a partire. Aspetto la signorina Stella e il signor Turi al porto. Ma il problema è che abbiamo un'altra cosa da fare. Wolverine. Cosa? Che l'antico dio Essirkana protegge i nostri uomini. Una preghiera, signor Simon? Una preghiera dell'antico dio Essirkana? Che ci protegga? Che ci protegga l'antico dio. Cos'è? Guarda, metto quella canzone da battaglia. Con questo talismano Che cazzo ritornare. è questa roba? Eretico! No, allora Eretico! Eretico! Mi scusa! questo qua è uno scettro di Buna, protegge tutti i mortali. Che cazzo sta dicendo questo? Questo qua. Che c'è? La vostra religione. Lo vogliamo anche casare. Prepariamoci, ragazzi. Prepariamoci. Lasciamo da parte la fede adesso. Lasciamo da parte. Qua ci sono tutte le persone per combattere. Andiamo, Volevo prepariamoci. Signor Dodge, Venite. Si può Cosa? venire Non ho cibo. Ah, aspetta, il cibo sono qua, vieni. No, non ti preoccupare, c'è tutto il rifornimento, tranquillo. Cioè abbiamo i zaini di rifornimento. Andiamo, ragazzi, veloci. Che devo convertire. Ma è inutile, già abbiamo fatto. Allora, preparatevi, uomini. Arrivano gli altri, stanno arrivando. Peribuna, dobbiamo uccidere questi infedeli, sti bastardi. Prizzo tra poco ti do una coltella. Ma ti giuro, una capata in faccia anche Shifu, Shifu, fai gli spaghetti. Fai gli spaghetti, io. Sì, dai, dopo sì, con questa qua. Grazie, col sangue dei nostri nemici. Oh. Ander. Ma ci gira la pasta. Comunque No, c'è ma io voglio. tantissimo pizza di Questo è un giorno. pisello. Ma ci gioco, guarda. Oh, veloci, veloci, siamo per partire. Veloci, veloci. Oh, non consumate cibo, veloci, andiamo. Mamma, ma il doge con il pu. Il cibo lo diamo appena arriviamo, siamo per partire. Pronti, ragazzi? Partenza, ragazzi, seguitemi. Sono arrivato. Andiamo. Sì, abbastanza. Comunque una parte già sono partiti. Andiamo. Sì, però un cane. Io dici quello. Madonna, basta questo, c'è un bordello. Sì.
Ma io ho un brutto presentimento. In che senso? Speriamo un demone. Di solito quando dice così la registra. A me piace. Mi dissocio da questa cosa. Ah, è questo il cibo? Mi posso attaccare? No, no, vieni, vieni. La multa aumenta ad oggi. No, già sistemato. Eh no, cibo, sono ancora là, cartello. Una nuotata. Aspettate un attimo. Uomini, pronti. Aspetta un attimo, Doge. Devo dare le frecce. Dove cazzo sta? Oh, giù, dove sta? Ecco. Tieni giù, tieni. Pronti, ragazzi? Siamo nati pronti. Siete nati pronti? Simon è scomparso. Ovviamente. Difenderemo Sidis con... con i... che cazzo? Andiamo, ragazzi. Avanzate, avanzate, avanzate. Andiamo, andiamo. Guerra. Ma sai quando è andato? Non ho capito. È scomparso. Cazzo suo. Sembra questo, hai visto? Gli amici che ci hanno fatto. Vai, io sono andato per venire, oh, stavo aspettando. Salve. Ci siete? Dove sono i marinai? Signor Gilberto, veniamo qua, ripassiamo le tattiche, ragazzi. Li facciamo vedere dove abbiamo messo. Sì, vedete, hanno preparato le difese, ragazzi. Fate attenzione, non uscite dalle difese. Potrebbero esserci trappole, nemiche, eccetera. Allora, la barca è qui. Ok, voi state sulle navi, voi marinai. Dateci supporto tramite nave. Ragazzi, venite qua, prepariamo i rifornimenti. Venite, prepariamo i rifornimenti. Mettiamo i rifornimenti in quest'area. Allora, ragazzi, dovete aiutarmi. Chi ha bisogno di cibo è qui. Chi ha bisogno di frecce sono qui. Preparatevi, prendete anche le porzioni di cura, una a testa. Prendete cibo se riuscite. Prendete le frecce e i marinai gentilmente. Chi mi può aiutare? Installiamo gli scudi difensivi. Prepariamo gli scudi, okay, difensivi, dai, ragazzi. Prepariamo, prepariamo. Datemi una mano. Preparatevi, caricate le armi. Marinai sulle barche. No, cioè io direi di chiudere quest'area. No, anzi, marinai sulle barche. Aspetta, Gilberto. No, cioè chiudiamo questa. Gilberto, sì, voi state sulle navi. Cercate di difendere da quest'area. Se vedete la situazione difficile. No, non devi guidare, proprio da qui devi sparare con gli archi. Ah, ok. Anzi, signor Gilberto, la barca. Più che altro, evitate. Combattete voi al lato sinistro. Venite qua, venite qua. Combattete voi al lato sinistro. Se la situazione si mette grave, tu devi prendere la nave e devi far salire più uomini possibili per scappare. E in caso chi rimane a piedi seguirà me e faremo scappare dalla foresta, ok? In caso d'emergenza. Però combattete su terra, capito? Ma no, vinto io, va, sei single. Vai, preparate i scudi, ragazzi. Raga, ma perché mettete... Ah, bravissimi, bravi, qua. In caso avanzassero i nemici. Ma dove sono altri scudi? Sono finiti tutti. Ah no, ci sono altri scudi. Infatti dicevo io. Allora, mettili da quest'area, anche da quest'area. Un po' di quest'area, siamo scoperti. Dobbiamo fare attenzione. Raga, preparatevi le pozioni. Io ho le pozioni. Preparatevi tutto, cibo in mano. Siamo pronti, Doge, siamo pronti. Raga, il problema, guarda, questo qua è una difesa naturale. Cioè metterci qua dentro a sparare. Lo so, ma infatti l'hanno preparato i villager. Avete preparato, ragazzi? Voglio ogni uomo su ogni singola parte del muro. I marinai, per favore, a sinistra voi. Proteggete l'area a sinistra.
Ragazzi, dobbiamo fare attenzione, eh. Siamo comunque in... devo fare altri scudi di questi qua, devo fare. Ma ora non è il momento. Quello che abbiamo usiamo. Aspetta, aspetta. C'è una... Preparatevi, preparatevi. Per favore, preparatevi. Proteggete le mura, ragazzi. Vediamo se vedo qualcosa. Un altro scudo, doge. Le vedete? Preparatevi. Lasciali lì, lasciali tu. Per favore, per favore, con binocolo, guardate se vedete nemici, ok? Controllate con binocolo. Fate attenzione, preparatevi. Doge, sta un accampamento, possiamo salire là sopra. Sì, più o meno, sì. Vabbè, mi arrangio, Panzer, non fa niente. Preparatevi. Ma questo accampamento qua? Non lo so, non lo so. Dovrebbero esserci truppe, credo. Non lo so. Lascia così. Ragazzi, preparatevi. Preparatevi. Ci sono arrivati. Sono arrivati i nostri messaggeri. Dicono che le truppe stanno arrivando, nemiche. Preparatevi. Vicino alle cazzo di mura. Aiutate i nostri alleati. Fate attenzione. Eliminate quest'albero. Veloci, eliminate quest'albero. Ed è di intraccio. Veloci, veloci. Buttatela a terra. Preparatevi. Lato sinistro. Beh, vengo anche io, tranquillo. Subito arrivo io. Ok, riposo nella sala del consiglio. Buonasera. Oh, sento battaglia, ragazzi. Che succede? Ragazzi, oh, stanno attaccando. Veloci, proteggete. Raga, fate attenzione. Attenzione, indietreggiate, indietreggiate. Indietreggiate. Fate attenzione, ragazzi, veloci. Non mollate, non mollate. Corri, corri. Via, via, via. Ritirata, ritirata. Dove sei? Dove siete? Dove siete? Chiama la flotta. Vieni di qua, vieni, andiamo dalla flotta. Vieni, vieni. Non possiamo lasciare solo i nostri alleati. Veloci, Turi, Turi, sulla nave, combattiamo dalla nave, veloci. Dove, sulla nave. Veloci, sulla nave. Veloci, via, ritirata. Via, via. Via. No, no, no. Venite, 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 riorganizziamoci. Non arrendiamoci, non arrendiamo, aiutiamo quello che rimane del nostro esercito. Aiutiamo i nostri alleati, aiutiamo i nostri alleati. Sono rimasto da solo, sono rimasto. Raga, aiutate, aiutate. Ok, ci sono. Raga, sono a corto di colpi. Ok, io do. Ciao, ciao.
Ritirata, 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 ritirata. Stanno bruciando. No, vai, stanno bruciando il villaggio. Via, raga, scappate, via. Stanno bruciando il villaggio. Via, via. La nave, raga, la nave dobbiamo prendere. No, Doge, mai quella nave è andata. Qualcuno deve prendere quella nave, ragazzi. Ma quanti cazzo ne sono? Via, via, ritirato, là. Raga, l'ammiraglio è stato atterrato. Via, via, via. Ah no, uccidiamole queste. Ho finito il colpi d'oggi, questi si ammazzano. Attenzione. Raga, via, via. No, via, ragazzi, sono troppi. Via, 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 via. Madonna, non faccio più, basta. Via, via. No, non ce la facciamo, ragazzi, siamo morti. Perché sta laggando? Mamma mia. Ha laggato tantissimo. Perché sono tante entità. Madonna. Ho finito tutta. Ho finito tutta. È troppo stretto per combattere. Aspetta. È troppo stretto per combattere Doge. Dobbiamo andare via da qui, vieni. La seguo, la seguo. No, troppo ha messo troppa entità nello stesso punto. No, che battaglia persa. Certo che è persa. Ho perso tutto gli armamenti, mi ha perso. Oh, raga, mi sta ancora laggando, pensa. È normale. Vabbè, ragazzi, abbiamo fatto il possibile, troppo. Si è fatto sentire. Io ho preso un po' di cose di gabbia. Vabbè, ma tranquilli, ora despawnano, allontanandoci dai chunk despawnano. Ma voi metti tre donne, no? No, poi è troppo stretto per combattere. No, però il problema è che vale, penso troppa gente. Ma è fatta apposta, ragazzi, dovevamo perdere. Sì, ma abbiamo perso perché ha laggato anche comunque. Siamo gli unici sopravvissuti, mi sa. Sì, i vassalli sono tutti morti. No, non penso che siamo tutti morti. No, non tutti morti. Gli altri non lo so. Uomini, comunque ci rifaremo tranquilli. Ho il shock. Quanta cazzo di maestro prima. Cosa? Doge. Ho finito tutti i colpi, ho speso un botto di soldi per questi colpi, porco giuda. Doge, secondo me con la morte di Volpe Rossa. Siamo in. Ma chi ha caricato? Io. Mi sono rimasti solo giusto 4 colpi. Ma qualcuno è esploso il PC. A chi è esploso? Infatti ciao. Che stiamo andando molto. Siamo bene. Questi gli unici sopravvissuti? No, tu eri tornato indietro a salvare giù. Uomo. Beh, Doge, comunque devo dirti una cosa. Cosa? Secondo me dobbiamo fermare la resa. No, nessuna resa, non possiamo fermare la resa. Ti ricordi che tu e Led ci stanno avviando altre truppe? Doge. Comunque abbiamo mezzato metà dell'esercito dei barbari. Ne sono rimasti 500 all'incirca. Mezzato! Ma che dici, Doge? Ne abbiamo ucciso 4 gatti. Ma sono scappato. Comunque ne ho uccisi tantissimi. Proviamo a dare un'occhiata. Andiamo a dare un'occhiata com'è la situazione. Potremmo magari fargli perdere tempo prima che invadano la città. Andiamo. Io posso far saltare in aria, tengo l'esplosivo. Andiamo. Sì, infatti, gli esplosivi, ragazzi. Mi raccomando. Uccidiamo Volpe Rossa, però uccidiamo. Non ci ho fatto l'esercito. Sì, perdiamo Volpe Rossa e finito, ragazzi. Dobbiamo salvare i nostri uomini, sono bloccati, ragazzi. Dobbiamo andare, ragazzi. Ma possiamo scappare, ragazzi. Però non si fa sta roba, non si fa. Fatta bene, ha laggato tutto, che sono scappato io, non ce la facevo più. Turi, sei salvato! Turi, sei vivo? Andiamo, vieni, riorganizziamoci. Sì, stavo controllando. Bello salvato questo. No, sta arrivando. No, ragazzi, sta invadendo Siris! Sta seguendo! Ci inseguono? Dobbiamo tentare un'imboscata, ragazzi, ai nemici.
Andiamo ragazzi, vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Ma no, fra me non fa sparare le frecce. Ti conviene combattere a mai perché sono tante entità per questo. Abbiamo un po' esagerato. Andiamo, andiamo. Fate attenzione ragazzi, siamo ancora qui in territorio nemico adesso. No, no, Dodgeman. Ah no, sono ancora qui. No, sono qui, va. Occhio, occhio. Ah, io sono tanti. Dodge mia! Corre! Occhio, corre! La presa. Chi è che ha poca vita? Chi ha poca vita? Raga, dobbiamo fermarli, non possiamo farli avanzare a fiume. Madonna, ma io sono tanti. Non c'hai le TNT, prepara le TNT, fai qualcosa. Fai un miracolo. Raga, curate. Eccoli, eccoli, fermiamoli questi. Raga, attenti. Bravo, Gio. Vi portate in città così, soglio. Raga, raga, stanno avanzando, dobbiamo fermarli. Doge, grazie al fuoco, ne abbiamo ucciso un sacco. Vai, uccidetelo, raga. Dove si sposti, ci penso io. Ne mi arrabbiare il cazzo, figli di troia. Facciamoci sentire. Mangiate, mangiate, raga, curatevi prima, curatevi, prima di avanzare, curatevi. Raga, dobbiamo avanzare, se vengono alla città è finita. Ammazzateli. Oh, scusami, da tutti. Curatevi, curatevi, ragazzi, curatevi, curatevi. Ma che cazzo sto facendo? Oh, scusa. Una non ci farà morire, ragazzi. Attento. No, c'è dietro. Ammazzateli, raga, non vi fermate. Tacci vostro. Aiuto. Grazie. Devo mangiare, sono stanco. Salvataggio in extremis. Mamma mia, fra, veramente mi hai salvato. Madonna, sono tanti! Ben, corri, corri sul mare, corri sul mare! Lo so, fra, dobbiamo tenere questo bosco. Se perdiamo il bosco, abbiamo perso la guerra. Non vi fermate, ragazzi. Siate coraggiosi. Abbiamo perso tanti uomini oggi, ma non è finita qui. Dorge! Madonna! Aiutate quell'uomo! Dio di puttana! Vai, avanzate ragazzi, avanzate. Non abbiate paura. Nel nome dell'antico dio. Vai uomo. Nel nome di Osiris. No, ci sposti, dai. Vai, usate gli archi voi, usate, bombardate la nave.
Signor Giribetto, mi dispiace, ma le è arrivata una freccia in testa. Doge, hanno rotto la mia armatura, hanno rotto. Come hanno rotto l'armatura? Oh! Basta. È arrivato il momento. Togliti! Si sposi, Giribetto! Ma è velocissimo questo, vai giù. Sono con un cuore. Oggi dobbiamo tornare al villaggio, sono troppi. Non possiamo farli avanzare, ma sei scemo. Dobbiamo fermarli in qualche modo. Dobbiamo uccidere almeno la metà dell'esercito. Dobbiamo uccidere la metà dell'esercito, fidati. Allora, bruciano gli occhi, fra. Fra, ma ci ho messo anche sti cazzo di scheletri, sti cazzo di ragni. Oggi hanno preso la nave. Lo so, hanno conquistato, rubato la nave. Ragazzi, ho qua, li abbattiamo tutti. Tranquilli. Andiamo, proviamoci, ragazzi. No, ma perché? Faccia attenzione, Felipe. Ragazzi, siamo rimasti in pochi, ragazzi. Non ci fermiamo. Ma non vedo un cazzo con questo. Alla caduta dell'ultimo generale, dobbiamo ritirarci. Spostatevi. Aiuto. Oh, via. Via. Maronna, vai giù, maronna. Raga, raccogliete gli oggetti del nostro Gilberto. Recupero le armature di Gilberto, vai. Ho recuperato la roba di Gilberto, vai. Recuperate gli oggetti, ragazzi, le armature e tutto. No, già si sposti. Raga, dobbiamo conquistare la nave, oh. Figli di puttana. Occhio, occhio, fuggi. Non scappo davanti a nessuno, Doge. Non si dimentichi che io ho il capo poliziotto. Non posso scappare. Ragazzi, mangiate. Ma quanti ne sono? Corri. La nave, raga, dobbiamo prendere la nave. No, è morto un altro, raga, siamo rimasti in pochi. Raga, ritirata, raga, abbiamo perso tutti gli uomini. Prendete la nave via, ragazzi, via. Raga, dobbiamo andare. Via. Grande signor Vescovo, vieni. Veloci. Raga, abbiamo perso, via. Salvate la roba degli altri, andiamo via. Ha vinto una battaglia, ma a quale costo? Non abbiamo vinto niente, abbiamo perso. È caduta la volpe rossa. Questa è la cosa di un poliziotto, di questo. Che c'è lo scudo di un poliziotto. Diverti, signor Gilberto, ecco la sua roba. Scudo. Aspetta. Scudo. Hai trovato tutto? Spada. Questo è quello che ho trovato, ti do. La pozione è sicuramente la tua. Mi giro un po' le palle perché se ma è strano che sei crashato, perché alla fine ha solo laggato il server qualche momento, poi ha smesso subito. Io proprio mi è proprio crashato completamente. Non ho mai visto sta cosa, ti regalo questo, non so di chi sia. Frecce, non so ragazzi, io non uso sta roba, non è mia. No, mi giro un po' le palle perché c'avevo l'armatura. Ma vedi che ce l'hanno gli altri, abbiamo recuperato una parte delle cose. Abbiamo perso la battaglia, ragazzi, però abbiamo dimezzato l'esercito barbaro. Però vi dico una cosa, Osiris sta per cadere.
Dobbiamo tornare a casa, ragazzi. Abbiamo perso. Giotto, se torniamo a casa, sei tu a guida. No, no, scusate. Torniamo con la coda tra le gambe. Ma almeno abbiamo fermato per adesso l'avanzata. Abbiamo sconfitto le truppe che erano nei boschi. Colpa sua. Ma Volpe Rossa è caduta. No, devi andare dall'altro lato. Dove cazzo sei? Lo so. Osiris ha perso una battaglia, ma non la guerra, ragazzi. Madonna, abbiamo vinto la guerra. Avevo abbiamo anche... perso. Madonna, c'avevo anche l'arco potenza 4 di 3 che mi ma io vi ho detto io. Di portare solo poche cose. Grazie, l'ho io, te l'ho salvato io. Ah, oddio. Vabbè, ma comunque te lo dico, la maggior parte hanno salvato una buona parte delle cose. Doge, questa battaglia è persa, Doge. Questa guerra, scusatemi, questa guerra è persa. No, dobbiamo aspettare Sirkana e firmare il documento dell'alleanza. Ah, scusate, ma io... Porta il documento dell'alleanza appena posa la nave, bene. Aspetta, no, di io buggare. Qua voglio parcheggiarla, scusate. Ah, è tua questa? Sì, sì, è mia. Ok. Non la torniamo al comune, ragazzi. Ah, è vero, tieni l'arco. Te lo sai, però ho visto l'arco in canale a terra, so cosa prenderlo. Ciao Gio. Salve ragazzi. Andiamo a piangere. Abbiamo appena perso la guerra. Abbiamo perso più di 10 uomini. Importante che e Volpe Rossa è caduta. Sono morte 100 civili e 300 truppe alleate dei nostri vassalli. Dio mio, che l'antico Dio ci protegga. Sono caduti però i barbari. La metà dell'esercito è stato dimezzato. Siamo riusciti... Con l'esercito di Osiris siamo riusciti a difendere la foresta nera. Però la foresta nera ci ha solo fatto temporeggiare a quello che mi temevo. Osiris sta per essere invasa. Come invasa? Preparatevi ragazzi perché arriverà il peggio. Arriveranno 500 barbari almeno ad invaderla. Abbiamo sconfitto metà dell'esercito. Abbiamo ucciso 500 unità nemiche. Però abbiamo perso tutte le forze dei vassalli, siamo rimasti in pochi. Doge! La sconfitta, sono, ragazzi, dobbiamo andare. Sono tornato, Doge. Siamo tutti a terra, ragazzi, andiamo. Doge, ho davvero gli zaini. Ho visto, abbiamo recuperato un po' di cose, però il Volpe Rossa è caduta. È stata molto dura, ragazzi, sono scappato per un pelo. Ho visto l'inferno, ragazzi, lì. Avete visto l'inferno? Sta dicendo che siamo finiti, quindi. Doge! Ragazzi! Doge, però prima di andare ne ho uccisi un bordello. Ne ho uccisi. Sedete, ragazzi, tutti potete sedervi, anche i poliziotti. Sedetevi. No, io non ce l'ho i cannocchiali. Io mi voglio vendicare. Cioè, no, io ho 3, te voi date un regalo perché ce n'ho uno in più, l'avevo trovato a terra per caso. Io mi voglio vendicare. Aspetti, ragazzi, ascoltatemi un attimo. Vai, vai, poi se li prendo io, vai. Grazie. Aspetta, mettere. Tasto destro. Ok. Shift tasto destro, scusami. Ok. Prima che iniziamo la riunione. Aspetta, sposa. Chi è che vende le casse dello shop? Fabbro, 10 volte l'ho detto. No, quelle per vendere. Ah, io. Tu? 10 volte l'ho detto. Me ne servono 5. Vabbè, poi le compriamo, aspetta. Mi dia quanti cazzi di sbagliati ho preso comunque? Chi ha il cannocchiale? Aspetta, devo andare sopra. Alberto, svegliati. Puoi dire ad Alberto di darsi una svegliata? Chi è Alberto? Avete perché? Perché mancava il guerriero più forte. Tieni. Devi metterle poi nelle
gocce, faccio io quelle cose. Va bene, Nati? Quanto è bellissimo il tonno. Poi ti faccio io le cose. La... Che Nati, ho trovato questo per strada. Anche io, però li ho buttati a mare un'altra volta. Annaggia. Allora, ragazzi, la riunione abbia inizio. Anche se qualcuno manca, che sta qualcuno sicuramente scappando. Balestre, vedo balestre. Quindi ragazzi, che Volperossa è irrecuperabile. Volperossa è ora conquistata. Il popolo di Volperossa è caduto. Quindi Volperossa, abbiamo perso un alleato e ha perso la battaglia. Caduta Volperossa, toccherà Osiris. Gli nemici li abbiamo già visti, hanno avanzato già la foresta nera per metà. Siamo riusciti a respingerli e riprendere le navi, abbiamo conquistato il fiume. Alcune nostre truppe lì stanno ancora combattendo, abbiamo rimasto dei uomini a combattere. Tra cui Felipe, il grande Felipe. Sì. Sono rimasto con lui. Sì, il grande Felipe sta guidando l'ordine sacro, i templari, per difendere il fiume sacro. Quindi per il momento i templari stanno guadagnando tempo, ma il tempo guadagnato è pochissimo. Abbiamo poco tempo. Lo so, ragazzi. Detto questo, Volperossa è caduta, ma c'è una buona notizia almeno. Una ce n'è buona. È caduta. Metà esercito nemico è stato sconfitto. Hanno fatto più perdite loro che noi. Abbiamo dimezzato totalmente l'esercito nemico. Sono 500 barbari adesso, all'incirca. Quell'esercito dell'invasione. 500 sono stati massacrati. Ne arriveranno altri sicuramente. Sì, l'ultimo esercito barbaro. Ma sicuro. I 500 barbari verranno a invadere Osiris, probabilmente, 100-100. Quindi, ragazzi, la situazione è grave. E quindi sono costretto a fare una cosa, anche se eravamo in disaccordo la maggior parte. Dammi il documento. Guarda, Doge. Io, Doge di Osiris, Serenissima Repubblica di Osiris, firmerò l'alleanza con il Califfato di Shervan. È la scelta più saggia ad oggi, secondo me. Ho firmato l'alleanza. L'ha firmata? Sì. Questa alleanza ci permetterà di ricevere rinforzi all'incirca 150-200 uomini. Sono molto più forte dei uomini che abbiamo avuto fino adesso. E anche forse più forte del nostro esercito. Vabbè, come è sicuro che ne sono... No, c'è. 120. No, c'è. È ovvio. Abbiamo anche una... abbiamo anche pure ora abbiamo un vantaggio. Non sarà una guerra, tipo, sarà una città. Ora sarà una guerra tra un fiume. Loro saranno tra un fiume e noi da un altro. Sì, praticamente dobbiamo combattere tramite fiume. Non dobbiamo fare difese sui fiumi. Sì, ma gli scudi li abbiamo persi tutti. Non abbiamo armamenti per le difese. Abbiamo pochissimo tempo. Io non ho più scudi. Dobbiamo usare la forza bruta, ragazzi, e basta. E sperare. L'unica cosa che dobbiamo fare adesso è stare attenti ad andare nei boschi, perché sicuramente ci sono altre truppe nemiche. E uscendo fuori RP, però dobbiamo fare qualcosa ad oggi, perché sennò... uscendo fuori RP un attimo, quelle truppe spariranno, perché non è nel loro spawn, sono truppe momentanee, ok? Era organizzato l'evento. Ok, rientriamo nell'RP. Quindi adesso tutte le foreste sono piene di nemici, non possiamo conquistarle. Quindi dobbiamo guadagnare tempo e costruire difesa. Avete idee? Sparate idee, no, avete scudi? Prima di fare, se noi attaccheranno e vinceranno la battaglia, beh, Doge, dovremmo preparare dal porto, no? Che abbiamo noi, dobbiamo scappare fino a Blackwater. No, è una città... No, non sono d'accordo. Sembra un po' esagerato. Se Osiris cadrà, moriremo tutti. Sì, ma se scappiamo lì, comunque cadrà Osiris, no? Osiris cadrà, però non c'è Secondo me ha ragione il signor Simon. Sì, se in caso dovesse cadere Osiris, dobbiamo trasferire tutta la popolazione. Sì, per forza, ma finché siamo qui combatteremo. Oppure, Doge, se arrivano pure a Blackwater, dobbiamo solo... Come fanno a vedere Blackwater? Molto lontana. Sono barbari alla fine. Ma eccole Felipe. Felipe, tornato. Felipe, come vanno le truppe, le nostre truppe alleate rimaste lì che stanno ancora combattendo? Il fiume è ancora protetto per ora? Ok, quindi è confermato che Volperossa è caduta. È caduta, però
recuperato la maggior parte degli scudi. Ah, sei riuscito? Come hai fatto a penetrare? Vedete ragazzi, i templari sono molto forti. Ho dato la mano anche io. Dammi il disco che ho recuperato. Dobbiamo preparare allora, ragazzi. Bravo Felipe, uomo meno. È il momento di studiare una strategia. Dove difendiamo? Aspetta un attimo, dai, fammi vedere un po' la mappa. Allora, dai. Dobbiamo difendere... nella zona periferia. Loro vogliono passare quel fiume. Il fiume è più stretto per invaderci. Sì, infatti. Infatti. Se mettiamo lì i nostri cerchini, magari possiamo distruggere qualche la truppa, dai. La cosa positiva, sai qual è? È che almeno attualmente abbiamo recuperato la nostra nave, perché se cadeva in mano a Barbara ci avrebbero invaso in poco e niente. A Barbara. Quindi ragazzi, oggi abbiamo 15 scudi. Ah, ragazzi, grande. Perfetto. Tieni, scusami. Scusi, non serviranno un cazzo, sono troppo. Allora, ragazzi, le truppe sopra in questa stanza. Chi è in questa stanza verrà pagato per la battaglia. Andiamo, c'è un uomo vero. Mio fratello è in gravi condizioni. Io devo troppo. No, io grazie alla no, stella mi sono ripreso veloce. Per favore, una alla volta, venite. Vengo io perché. Vengo per secondo. Vieni da qua. Un bel denaro, ti giuro. Mirro. Pure per l'altro. Nadi, ho capito. Aspetta, io non devo essere Devo solo sapere. Ricordati, dopo che hai finito di pagare tutti, vieni al tuo negozio che mi dà le casse. Ok. Solo questo. Ciao. Vale, non conviene che io vada a fare altro. Eh? Le cure. Non è meglio che vai a fare altro. Sì, dovresti preparare se possibile. Tieni i soldi. Vado. Questa è la paga. Veneta. Vieni. Vai, puoi uscire, Giotto. Vieni, Gilberto. Ben. Gilberto. Prossimo. Oh. Prossima. Prossima. Ecco qui la paga. Cosa? Ha visto Water, gli devo dare le sue robe. Quali robe? L'ho recuperato. E non so chi ha recuperato la tua roba. No, io ho recuperato la roba Water. E non so di chi sia. È sua, ma non lo sto trovando, era qui prima. Water? E chi è Water? Ah! Vertiver! Sì, infatti c'è il suo scudo qua. Ah, vaglielo a portare. Anzi, dalla meglio la porto io, dai. Vabbè, tutto questo. Ok, grazie. Vieni qua un attimo. Tieni, questa è la roba, l'abbiamo recuperata, la roba del tuo fida. Ecco qui, a posto. Ciao Gilberto. Salve. Gilberto, com'è stato l'evento? Hai visto come sono uscite senza che io facevo niente? È stato duro. No, dico, ti è piaciuto come l'ho fatto? Ah sì, comunque sei visto di spesso. Il dispenser si vedeva perché anche dica. Mi fa, ma cos'è quella ma cosa che ci... ancora i diamanti. E Doge. E ancora i diamanti? Cosa? Ancora i diamanti? Sì, ce li ho, vieni. È rotto i coglioni, questo bello. Momino è ancora in prigione. Venga. Vuole diamanti, quindi? Sì.
Quanti diamanti? No, fuori. Ok, con 2, 3, 4, 5, allora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16 stack, quanto mi riesce a dare? 16 stack vuoi? Allora, io ho 16 stack di rame, di copper, di monete. Ok. Ok, io con 16 stack, quanti diamanti? Ogni diamante sta sempre 10, non cambia la cifra. Ah, ok, allora dammi tutti i diamanti che hai. Ce n'ho due stack interi. Okay. Sai quanti soldi sono? Uno stack. Uno stack, ok. Sai quanti soldi sono? 640. 640? Ok, vedi. E aspetta. Aspetta, fammi togliere sta roba da addosso che è inutile. C'ho oggetti che non servono. Allora. Il denaro posa qui dentro che devo fare i conti. Aspetta, devo contare anch'io. Un attimo. Facciamo una cosa. Allora dammi anche due stack voglio. Tutti? Sì, voglio tutti i diamanti che ho. Ok. Ah, oh Gesù Cristo. Scusa, ma cosa stai mangiando? Vi ho comprato tutti i diamanti che avevate. Ma stai facendo i conti? Sì, sono tutti i soldi. Quella sono i soldi che vi do. Come devi? Ah no, ne mancano 4. Ma tu sei scemo? Sono tutti questi, oh, 1, 2, 3. Due stack di fe, ma tu sei scemo? Metto 240. Uno stack. 240 più 240, sono 480. Ha detto 640. 640. Ok, sei sorto. Ah, ok, aspetta. Siamo quasi. Se un diamante costa 10, no? Quindi siamo a 480. Ah, ok. Tieni. Sono tutti. Facciamo i conti, aspetta. E tu imbrogli. Penso sono tutti, non ne sono sicuro. Calcolatrice. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quindi, aspetta un attimo. 10 per 64, 640. Quindi devi prendere quei 24. Questi sono i diamanti che hai comprato. Ora, per gli altri diamanti devi dare altri 10 stack di 64. Non era difficile il conto. Ok, devo prenderne altri. Arrivo subito. Vai. Oh, aspetta. Boh, tieni tesoriere. Questi sono. Una parte li metti nel nostro. Nella banca. Una parte li salgo sopra che ho pagato le persone. Ecco qui. Ero dimenticato di uscire da questa cosa. Dimenticato. Signor Gilberto, cosa ne pensi della situazione? Qui abbiamo tantissimi tesori, se ci conquistano la città siamo finiti. Lo so, infatti secondo me l'idea di Simon è proprio... Quindi vuole difendere la città con i denti fino alla fine? Sì. Abbiamo tutto qui, se ce ne andiamo a Blackwater partiremo da zero. Sì, infatti.
Troveremo la soluzione per questo. È fattibile ripartire da zero. Non si preoccupi, signor Gilberto. Tutti i progressi che abbiamo fatto. No, già fatto. Aspetta, finisco. Sì. Vale, vieni al tuo shop. Uno, due. No, hai sbagliato tutto. Sono tre. Sette, fine. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove. Mancano un altro stack. Che palle. Rame, il rame direttamente l'accettate anche? No, davvero? No, non si accetta più. Scrivi tu, fammi scrivere da lui. Prendi il libro. Il mio nome. Dopo vengo. Altri quattro. Vabbè, intanto i nove li prendo. Appena mi porti altri soldi. Stanno altri soldi là dentro a prendere. Signor tesoriere. Conservi questi soldi, gli altri vado a posare solo. Comunque sto per finire un'altra cazzo. Ciao Joe, mi dica cosa ti serve? Tasse, giusto? Hai già le monete? Signorina? Ah sì, te l'ho data le monete, giusto, prima. Allora. Lei ha un'attività e mezza attività e la casa, quindi 22. E una cosa, però essendo che il mio socio... Sì. Al momento non c'è. Non so se potete pagare anche tutta la rata delle... No, perché lui non ha giocato. No, non ha senso. Ah, no? No. Ciao, no. Mino. Il tuo mio. Ok, lo pago la mia. Ok, sì. E 12. Dammi 10 monete, ho visto che l'hai presa. Allora, come si sente adesso? C'è altri problemi? Cosa è successo? No, mi ero tenuto. Non riesci più a parlare? Ma che è una radio? Ah, carina. Mi sa che non ha più la lingua. No, troppo forte. L'avrò perso. Sì, sta decadendo il corpo, guarda. È quasi uno scheletro adesso, che schifo. Chiede un cartello. Aspetta, aspetta. Aspetta, te lo do subito. Usa momentaneamente questo. No. Cosa è successo? Dammi le ultime monete e tieni. Le ho date al capo. Allora, tieni. Non posso più parlare, la maledizione, non so. Dall'inizio della sessione che sto pensando. E cosa sta succedendo allora? Cioè, alla fine non è andato a peggiorare, cosa sta succedendo adesso? Cosa devi fare tu altro? Cosa devi fare tu altro? No, io ho finito. Però ho sentito dire tipo di una fonte d'acqua tipo della rinascita che diciamo riporta in vita le persone oppure delle ferite. Sì, l'avevo sentito anche io. Il problema è che non si trova più questo fiore. È andato proprio adesso? Guarda, non c'è più manco più cervello. Mi sa che è morto proprio. Guarda. Guarda. Prima il cervello. Beh, non so che non lo so, non lo so. È andato adesso, via. Guarda, non si muove più. Sono le vecchie. Vabbè, io vado a
fornire altra polvere da spago. Attualmente lo sto farmando abbastanza. Te la consiglio perché devo ricomprare le pallotte. Infatti aspetto. Già nel negozio c'è tipo di sotto. Ok, se vi ho morsi è grave, appena che sono, a parte che sono immortale. Perché è grave che c'è morsi? Non ho capito, prima hai detto un virus. La situazione è grave. Io in caso se battute di caccia dovrei... Ciao Felipe. Ma come dove fai pagare? Muoviti. Sono 120 proiettili. Dici poco. Ehi, i prezzi cambiano, dai. È successo qualcosa di storto qui. Trasforma in tutti in piccoli c'è appena e appena sarò. Che cazzo. Sta peggiorando sempre di più il virus. Aspetta, vale, mi sa che è ancora questo. Cosa? Ma perché? Dove cazzo le prese? Erano scoppiati per terra, non so perché. Poi spero che cosa aveva messo. No, no, è che è andato in sovraccarico. Hai visto com'è bello che uscivano da soli e entravano da soli? Cazzo, erano troppi. È giusto, dovevamo perdere. Hai fermato metà esercito, signor Sacro Uomo. La fine è morto, cenere tra qualche settimana. Quindi se non riusciamo a trovare questo fiore, siamo morti. E come lo troviamo se non esiste? Dimmela. C'è Gilberto. C'è un piccolo problema, non so quanto prendo io di stessa con il nuovo... È lo stesso, sempre quello, non cambia. No, perché se lo prendo con il rame è di più, no, rispetto a prenderlo con... Appunto. Praticamente hai tanti soldi perché il rame è grezzo, ma nel momento che finisce questa sarà la tua moneta e sarà lo stesso valore di quella. Capito? E che cazzo. Tanto tu le tasse e tutto non puoi pagarle più con il rame grezzo. Solo nei negozi lo puoi usare. Già al comune non puoi usarlo più. Ora chiudo gli occhi. Come chiude? Esiste, ma non so dove si trova. Ah, c'è ancora allora. No. La situazione è grave. Ha morso un po' di gente questo essere. E potremmo trasformarci tutti in lich, lo sai? Vedo molto interesse, signorina. E si vede che è indaffarato oggi. Dove cazzo è? Da quando che il libro da... perché ho stato un libro. Ma ti hai messo la roba in vendita con la moneta poi? Sì, ma mi servono le altre cose. I negozi, ho capito. Non potevi comprarli con i soldi, tanto andavano sempre a noi. No, era troppo difficile. Ah, e me ne dicevi, che ne so. Quante ne servono? Io te li faccio mai, te li sto facendo. Almeno 4 almeno. No, aspetta, devo prendere le chiavi della falegnameria. Sono tantissimi tipi di pesce in realtà, però. Che c'è?
Io. Ben. Faccio una cosa. Sì, Ben. Signor Ben, faccio una cosa, poi direi di fare una piccola esplorazione un attimo per capire dove sono ancora i pillager, dove stanno avanzando. Oh, vogliamo andare solo il team? Sì, sì, sì. È meglio andare solo noi. Ah, ok, andiamo da... Sì, figli. Come cazzo si chiama? Oh, mi dimentico sempre come si fa. Ok. Detto 5 nodi, giusto? Sì. Sì, 5. La tua fortuna è che le hai gratis. Anche la targhetta. Ce l'ho presa. Vieni. E dove li metto? Tipo qui? Che so, tu devi decidere. Se tu stai fermo, mannaggia santa maronna. Sta c'è una gianna zerra e tu non uscire. Cucù. Ma infatti se ne stavo scrivendo, ma... Ma che è? Dove cazzo arriva sta musica? Non ho capito. È il pagliaccio di Pizza. Posa le chiavi e ci sono, andiamo poi. Andiamo, vieni. Ah, ha preso anche l'arma. Cioè, aver perso VP rossa è stato grandissimo sfregio per noi. È certo che è stato un grandissimo sfregio. Abbiamo perso un alleato. Abbiamo perso tanti uomini. Però ne abbiamo acquistati altri, dai, per ora. Salve già. Non posso perché il cacciatore sta cacciando. Vabbè, non lo so. Uè. Faccio molto rumore. Lo so, tranquillo, ma... Vediamo. Andiamo a vedere se troviamo qualcosa. Dove sono andate? Hanno abbandonato un po' rosso. L'hanno distrutto praticamente. E sono andati però? Sì. Beh, non è un bel segno. No, ma non posso rimanere bloccato in casa! Ma che cazzo! Benedetto. Io penso che stanno avanzando comunque.
Sì, credo che si stanno organizzando. Hanno lasciato il villaggio abbandonato. Mi stanno radurando, mi sa. Il villaggio ormai... sta con noi anche. Ormai il villaggio è stato disintegrato. Ma non c'è più nessuno. Mamma mia, hanno ucciso tutti questi bastardi. Donne e bambini. Hanno saccheggiato il villaggio praticamente. Ucciso tutti e andati via. Quindi hanno voluto radere Assure. Che stavano studiando qualche piano, secondo me. Sì, ma stanno qui nei dintorni, secondo me, già. Io direi di tornare a casa adesso e ritirarti le tue monete, che ti hanno chiesto che ritirare monete. Eh sì. Quanto cazzo di tempo ci vuole? Stanno studiando qualche strategia questi qua, mi sa. Tutti sti alberi. Perché altro le nostre truppe sono impegnate nel fiume. È meglio non andare nella zona fiume, perché se ci vedono ci attaccano anche noi. Se ti ricordi dall'altro fiume dove abbiamo aiutato le truppe alleate. Sì. Sono pronti buone? Andiamo. Oddio, dodge, una strega. Oh, via. Attento. Torniamo a casa che... Madonna, mi bruciano un po' gli occhi oggi. Oh. Come siamo arrivati? Eccomi qua. Avevo fatto una bella illustrazione. I barbari hanno disintegrato il villaggio e sono andati via. Hanno saccheggiato tutto. Venga a prendere tutto. Ui. Oh, ce l'hai lo zaino? No. Ah sì, 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 ce l'ho. No, ce l'ho. Oh! No, non ci credo. Sono dimenticato. Oggi minchia vuoti. Oh, devo rishoppare, cazzo.
9. Buonasera. Buonasera, buonasera. Madonna, che fastidio dare tu. Mamma mia, che fastidio. Hai visto il rinnovatore? Hai visto il rinnovato ristorante così non problemi? Ah, non c'è più la buffa, bravo. Hai visto pulito, ho fatto tutto nuovo. Beh, era detto che era vecchio, fragido. E il proprietario ha venduto a me un fatto pacco. L'ho imbrogliato a me quel bastardo. Però ho sistemato, sistemato, pagato bene. Costruttore, bravo costruttore. Adesso respira, vedi qua, respira. Respira, passa aria. Si sente il profumo buono che hai babbaro. Grande profumo buono che babbaro. Hai visto? Lì ci sono i prezzi, cosa volevo ordinare? Quindi hamburger 7, mon, patata ripiena... No, hamburger 7 monete, 7 monete, è scritto male perché è poco spazio. Che cazzo! Serve scrivere 7. Vabbè dai, già, fammi un riso. Rizzocotto, buono rizzocotto. Miglior piatto, specialità per la città mia. Aspetta un attimo, prende la ricetta di mia nonna. Cazzo, Google? Zi, zi. No, no, che Google? Ricetta io di carta. Ah, sì, sì. Io non sono maleducato. Qua che... Comunque, rizzo fritto, rizzo fritto. Allora, mi serve riso. Mi serve questo. Ma mi serve, mi serve. Garota, che è? Buona, buona garota. Le piace la garota, lei? Ovviamente non per il culo, eh. Allora faccio un bel piatto. Un attimo solo che preparare. Mi racconti qualcosa, come sta? Sua moglie tutto bene, sua moglie? No, la moglie... Cioè, la moglie... Ah, come mai ancora in gilet? Perché l'ho abbandonata, qua si sta meglio senza moglie e figli. Poi sono diventato un pesco adesso. Ah, ecco, quindi diciamo che ha dimenticato vagina, preferire pisello. No, 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 che cazzo. Preferire soldi. Vabbè, i soldi giusto, i soldi... Vabbè, i soldi sì, è ovvio. Anche io venuto qui con 7 figli morti, uno ancora vivo che è in guerra. Bastardi circana, io odio i Shirma, i Sharman. L'impero di Sharman. Come alleati con loro? Come alleati con loro? Quelli bastardi sfruttatori. Quelli imbrogliare, papà. So, non fidare di impero Sharman. Quello ma fa fare così. Abbiamo l'occasione di attacchiamo anche lui. Ma che io decare? Hai capito che voi state combattendo con. Ho sentito che i barbari invasione 1000 uomini. Hai capito che l'impero Sharman ha 10.000 uomini? Come pare poi che più... Buongiorno. Ci aiutano, gli la mettiamo nel culo e ci attacchiamo. Ah, ok. Ho 5 monete, cosa mi dà per 5 monete? Ah, bene signorina, venite. C'è una bellissima qui prezzi, vedi da te. Grazie. Ma cosa prezzi? Mi dà per 5 monete? Leggi cazzo, poco Dio, non sai leggere. Yeah, eh sì. Sì, aspetta, non ci leggo. Si alzi, che le devo dire? Allora, nel mio paese, quando offrire piatto, sempre accoltellata. Ho solo 5 monete, quindi prendo una piedina io. Vuole... Faccio in fretta perché devo andare a letto. Minchia signora, rompere i coglioni c'ha questa. Antipatica. Allora, intanto signor Felipe, grazie, grazie. 5 monete, signorina. Lei è bianca, non fidare bianchi. Ok, grazie. Cazzo, Sammy, dovevamo portare questi in guerra, sono buonissimi. Visto? Io ho detto cucinare i miei piatti, portare sono buoni. Poi no, 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 va di pancia, ma di qua. Scusi. Vabbè, Sammy, solo il problema è che dopo 5 minuti diventa la cagarella. Ok, capito, però. Intanto forte in guerra. È forte in guerra, ma forte anche successo. E beh, mancare gaga fa bene, libera tutti i problemi dalla vita. Ma è libera tutto. Mi scusi, io dico la verità, se le non credere, non credere. Ah no, io non credo solo a
Lei dovrebbe credere anche alle persone. Le persone sono... Chi viene da... Le persone sono me. Ma lei non dire così, no, 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 no. Se lei dice così, signorina, il mondo piange, il mondo crolla. Ecco, signorina. La sua piadina. A casa mia si fa così. Due mazzate e se magna. Ah, bastardo. Oh, mi disogio. Ma basta così, va bene, mangia. Poi comunque che dire, signor Felipe? Io ho sempre detto che... Capo, qua non c'è un cazzo a bere. Da bere io prendere che ma mica per la cioccolata calda, che te devo dire? Hai visto chi è entrato? Vabbè, non fa niente, sempre cliente. Sempre pagare lui, importante pagare. Che paga, vabbè. Hai visto, buona piadina. Sono super soddisfatto. Oh, ciao ragazzi, sentite, mangiare? Quando è Samir allo scudo della polizia? Samir, scudo, quanto mai lei gioco? Bene, io ho cenato, adesso posso tornare a casa, buonanotte. Buonanotte signorina. Grazie per il ritorno. Tornerò. Speriamo. Ma è aperto solo la sera, vero? Sì, solo sera perché... Io ho 5 mogli, sai, soddisfare 5 mogli tutto il giorno, pesante. Ah, capisco. Bene, porterò anche mio marito allora. Va bene. Cosa costa di meno? Allora, signorina, sono abbastanza sicuro che il nostro principe si possa incontrare. Ah, no? Allora gli porterò io un kebab da parte sua. Ecco, meglio. Forse è meglio? Sì, dodge lavorare tanto, mica può venire da kebabaro. Dai, su. Sì. Non sa che si perde. Un giorno per assaggiare. Tamir. Buonanotte, ciao. Arrivederci. Un kebab, ok, è ovvio, noi sempre veloci kebab. Aspetta che vado a prendere il gelato. Vado io, vado io. Surgelato, surgelato. Ma che surgelato? Lei è un coglione? Lui è scappato il cliente, meglio per te, tieni i soldi. Sì, meglio, così non fare panino a sto stronzo. No, è tornato, vero? Mezzo. Allora, le faccio un kebab buonissimo. Questo è migliore, con cipolla, la duca. È buono, buono. Tutto completo? Ok, completo. Metti anche più grande. Ecco, preparato panino. Dov'è il mio cliente? Ah, Sammy, questa giornata offro io, dai a tutti. Ah, Doce? Da veloce. Doce. Sammy, chi è Doce? Sammy, tieni il panino. Oh, cazzo. Ma che cazzo succede, cazzo? Ok, perfetto. Che cazzo succede? Ci attaccano, ci attaccano, bastardi. Attaccare, attaccare. No, via, bastardi. Bastardi! Bastardi! Finiti, bastardi! Oh, ho trovato tanti tesori! Rubo, 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 rubo per la mia famiglia! Mi date la tetica che sarà così un altro! Vado io, vado io! Guardate questo, tetica! Tetica! Bastardi pirati, cosa ha fatto? Ho ucciso buca! Ho ucciso animali! Mi dai l'esplosivo, bitch! Ho ucciso animali pirati, bastardi, ho ucciso animali, guarda! No, mi dai l'esplosivo? Non ce l'ho io! Samir! Oh, belle queste candele! Samir! Fatto dal mare, vedi? Comunque, Samir! No! Ma perché? Ma poi... Questi bastardi hanno ucciso tante buche, bastardi. Ma Samir, quanti maiali? Quanti maiali? Dimmi, zodi. Fatti che c'ha la maturata di oggi, Samir. Ma quando mai non è la maturata di oggi? Comunque, troppi stacchi di rame. Porco giù, non so come cazzo metterlo. Signore, vita che essere ricco, questo significa, pagami dai. Cosa vuole lei? Fate di devo, Sammy, un bel kebab, dai. Un kebab e 5 monete, questo basta. Tieni, ti regalo questo. Ah, la dieta è bellissima. Vamo, Sammy. 2, 3, 4, 5 e 6 di mangio, Sammy, vai. Ah, grazie, grazie. Gentile lei, gentile. Gli altri sono morti? Gli altri stanno facendo... Hanno mangiato già kebab ora energetici.
Io preparo buono panino. Completo anche tu, vero? Io ovvio con tutto, dai. E vedo, mi piace, mi piace. Dovevo fare una conversazione qua, vedere se un po' l'igiene. E ho cambiato da poco, ho detto, dai, non rompere il cazzo, guarda. Sì, dammi vedi a tutti così, poi arabe. Guarda, rinnovato il ristorante, nuovo tetto. È sempre pulito e poi fa schifo. Guarda, nuovo tetto, vedi? Ho messo cartelli nuovi, nuovi tavolini. Cosa vuole più? Allora, ecco un panino, tieni, mangia. Mi devi dare un bel colpo in testa, Samir, per favore. Vengi, vengo, a me piace capire. Vai, vai, Samir, ancora, ancora. Basta, Samir, con questo kebab fa proprio schifo. Non vorrei che solo tu lamentare. Fratello, ma non me l'hai fatto come tu. Guardate com'è buono così, guarda, mangialo mentre faccio questo. Buono, buono kebab. Guarda, mangia. Oh, ma lei non muore, cazzo. Buono, Samir. Questo kebab era più speciale del solito. Ah, usami il fatto migliore. Penso che devo andare nel cesso, la Samir, aspetta un attimo, mamma mia. Ma qua non c'è. Oddio. Vado a casa. Devo fare i bisogni, Samir. Qua fuori, questo, questo. Ah. La troppa cibolla, amici. Troppo piccante qua. Piccante fa la solita interazione. Cattigi, no, non ce l'ho cattigi, come questi cazzi. Cosa cazzo fare tu? Grazie, grazie. Quando è pronto hai ragione, bravo, intelligente, guarda, regalo. Posso dirlo, Samir, che tra poco veniamo attaccati dai babbi, Samir. Tieni questo, vuoi questo? Questo cacca questo, aspetta, cacca dare a lui. Non funziona, no. Cacca. No, no, non ho preso niente, ragazzi. Come è fatto, magia? Allora, Samir. Mi dica, mi dica. Ah, è così, allora. No, dare merda a me. Cazzo è sta? Ah, fa un culo, Samir. Cazzo, ma c'è sta roba. Aspetta, la butto fuori, dai. Comunque, buono kebab. Se volete un altro kebab, volete una specialità buona anche. Io mangerei patata ripiena. No, poi il kebab mi sa che sono pieno, Samir, basta così. Sicuri, perché patata ripiena fatta con latte da mucca che ho sotto casa. Tutto casa. Tu rubi il latte del... Tutto casa dove, Samir, fammi controllare, dai. Venga, venga, no, di qua, guarda. Faccio vedere, queste mie mucche, comprate. Faccio vedere un po' questa mucca dove sta. Vediamo se è tutto a norma. Samir, questo non puoi usarlo. Sono... Queste mucche, guarda. No, no, Samir, questa non è roba sua. Ma no, non ho capito, io fare sega. Sega. Fare sega d'oro e fare latte. Samir, ma queste cose non le può fare, sono per signor Panza, queste cose. Allora, dai, non abbiamo visto. Se vuole latte di pecora, la latte di pecora buono con la sega. Vabbè, Samir, se ci fa sempre, ma che poteva fare queste cazzate mucche? Venghi, guarda, a volte vieni qua. A volte vengo a prendere il latte migliore. Venite, faccio vedere. No. Latte migliore, fare il secone al cavallone. Fare il secone al cavallo. Sarà fei, no? Scusami, questo qua è il mio cavallo. Ho fatto zecca per fare latte che tu hai mangiato kebab. Samir, ma questo è il mio cavallo, perché? Questo no. È mio, coglione. Ah no, questo qua. Ciao, Davidina. È brutto, Samir, dai. Venite, no, che prigione, fare kebab nuovo. No, Samir, fai prigione. Ma che prigione, ho fatto niente. Esiste proprio. Sei cavalli, cose non originali. No. Ma che uso cavalli? Che cazzo sto dicendo? Comunque ne macellaio, mannaggia. Ma stavo scherzando, io non ho preso niente, mamma mia. Fa abuso di cavalli, prende il latte da quelli. Uno non può scherzare, questi pensano. Sì, i cavalli. Cioè uno scherza. Uno scherza e questo si lamentano, ti rendi conto? Ma che scherzo. E quando sta sparato? Ragazzi, aspettate un momento.
No, è scappato, Ho fatto quella della dinamite perché. Non ce l'ho, non l'ho preso. Ragazzo, che cazzo è questo modello? Sentire urla. Ci ha attaccato. Come è attaccato? Quelli erano barbari. Ma erano esploratori, cazzo, quelli sono esploratori. Esploratori di sto cazzo ci stavano uccidendo. Dobbiamo costruire delle mura per la prossima battaglia. C'è un cazzo da fare. Quindi esploratori sbiati noi, quelli sanno dove siamo, cazzo, che facciamo? Godo, almeno vi estinguete. Ma coglione. Ma vabbè, tu tornerai nella tua terra, capito? Ahi, fatto male. Un bacio a Davidino, ciao. Con Alexa, il mio pisellino, un bacio a te dal Napoli, dal kebabaro, okay. Buonissimo. Venite a vedere, ragazzi, venite a vedere, venite un attimo. Voglio farvi vedere un trucco magico. Venite. Pronti? Entrate, chiudi, perché sennò polizia, vedi, aspetta. Ah, siamo noi la polizia, Tamir, lei vuole essere sparato in testa, mi sa. No, stiamo scherzando, mamma mia, non si può scherzare, questi stupidi proprio, Mamma mia, subito pistola in mano, subito cannone in mano, cioè guardate, dilettitevi cazzo, invecchiate male così. Io zero. C'è una puzza di cipolla. C'è mille gente come lei, viene tagliata la testa. Mamma mia, che cosa dici? È il mio paese. Infatti, io non scherzerei molto, Samir. Cosa ti faccio vedere? E va bene, faccio vedere. Un attimo, quello sta dicendo strozzate. Mio paese. Il mio paese invece, ti sgocciamo la testa. Sì. Va bene, non me ne prego un cazzo. Aspetta, zitto. Oh, che cazzo. Che cazzo c'è la freccia? Sto cassaviglia. Basta boh. Vuoi vedere come muore subito? Ma vai a vedere. No, Samir, no, calma di Samir. Nel mio paese ho inventato un'arma molto forte per uccidere persone. Teletrasporto. Ora io faccio vedere l'arma più potente del gioco. Oh, guardaci da me però. Vedi, io divento immortale con questo potere. Perché non puoi toccare. Esci, vai. Io lo vedo. Guarda, però guarda caso. Anche senza armo. Ok. La santa tecnica del maestro. Si chiama Sagra. Si chiama Sagra Battaglia del Signore. Dai Samir, che cazzo ti faccio vedere? Quello rompe i coglioni, se quello rompe dai, i coglioni. Dai, però. Ok, mamma mia. Pronti? Dai che devo arrancare su Hearthstone. Che cos'è Hearthstone? Dì, spiega. No, okay. Dai, vai a fare questa cosa di me. Guardate ragazzi, pronti? Vai. Aspetta, non riesco, cazzo. Aspetta. Allora, pronti? Sono negli anni 40. Cosa sono? Un carro armato? No. Un carro armato. Una ragusta americana, ragazzi, cazzo. Una ragusta americana. Ti sento, proprio una ragusta americana. Vabbè, vai giù. Oltre. Bravo. Ma che dicevo mettere cose strane mio? Pagare multa, uno che entra no, qui. Ma porca troia, perché tutti vengono le mie cotta da... E tu gliela rimetti, ma sei scemo? E ma se la pensa lui! Perché metti la rimetta tu? Ha buttato terreno! Ma scappo! No. Come cazzo prendere una pietra, brutti stronzi? Porco... Io sbaccherei la faccia a quel bastardo di prete. No, ma che c'è di prete? E mi ha rotto il cazzo di pavimento. Oh cazzo.
ragazzi, per voi. Ma che cazzo è questa roba? Questa roba non ha senso. Quanti quadri hai? 4 bis. Affilatezza 4 si fa. Oh, ma insomma, ho moccacchi te. E non zoppa la lingua degli ebrei. Ma scusa, ma la mia è la stessa, non funziona. Ma non sta, ma perché? Ma che cazzo è? Auguri! Oh. Auguri! La mia. Ragazzi, auguri a mio che babbaro buono. Basta. Auguri, ragazzi. Ma forse non funziona, capito? Chissà che è successo qua. Dove sono tutte le mie cose? Sono l'altro. Wow. E ci vuole la. Mezzo cuore. Aspettando gli otto che ritira i suoi cazzo di soldi così. Ah, quindi ha già finito tutte? È stata lunga questa giornata. Sì, quelli che sono scritti non sono online. Ma non l'hai fatto già Ben? Sto sentendo un volo dell'angelo. Il salto del... Vuoi sentire qualcos'altro? No, ti prego, ciao. Ok, ho risolto il problema.
Dove sta? Hai parlato con lui? A boh, l'ho portato nella parte, un'altra parte del mondo. Signor Bello, com'è stata questa sconfitta? Personalmente, come l'hai sentita? Umiliante? All'inizio sembrava che stavi vincendo e poi... Allora, io sono rimasto lì da solo poi alla fine, però non ce l'ho fatta purtroppo. No, mo, a parte gli scherzi, è stato molto difficile perché stavo laggando tutto, eh. Guarda, in realtà il fatto che il laggato ci ha salvato il culo e morivamo tutti. Te lo dico. Diciamo. Pensa quando metterai 500 uomini poi, porca madonna. Guarda che erano 1000 adesso. Ah? Ah? 1000 uomini. Sì. E come se hai fatto a mettermi uomini tutti insieme? Ho fatto un sistema, gli Panzer, che letteralmente le truppe... Ma tu stai regalando, stai... Ma come fai a mettere 1000 uomini là, frate? Non male che moriamo. Ma noi eravamo a 300. No, 200. Sì, certo, come no? Come 300, no? Cosa? No, guarda, i rinforzi eravamo 200. Con i rinforzi. Lui sta sparando un sacco di minchia adesso. Non sparo minchiate. I nostri alleati li abbiamo fatti il conto. Erano 200. E no, più no, noi eravamo 210 e qualcosa. La madonna. Grazie a cazzo che stavo laggando tutto. Era male. No, i nemici erano 1000. Ma guarda che ha solo laggato all'inizio. Poi ho smesso subito. Appena abbiamo ucciso un po' di truppe. Vabbè, ovvio. Ma se le metterai qui tipo... Laggerà lo stesso poi. Sì, ma sarà diverso, sarà molto diverso da questo qua. Questo qua era fatto per perdere noi. L'hai visto quante truppe? All'inizio hai visto com'erano? Erano normali e noi li uccidevamo. Poi all'improvviso è iniziato a diventare sempre di più. Ma non finirono mai per caso. Poi all'improvviso hanno scavalcato tutto e ci hanno massacrato. Vabbè, ma ne siamo pochi, fa papà, non è che siamo tantissimi. Poi Dio ci dice comunque non è che ne siamo tanti. Venghi, venghi. Devo pagare le tasse. Che cazzo. Comunque che penso che la prossima giornata d'oggi ci li faremo. Ah, è qua, infatti. Non l'ho visto. Vabbè. Il quadro? Quello. Ah, già l'hai visto, mi pare, oggi. E quello del dodge l'ho già visto. Quella è arte pura. Pagato il comune 5 stack. Allora, signor Gilberto, buonanotte. Comunque, ragazzi, c'è una bella notizia. Il 23 dicembre, che tutti siamo a casa per finito il lavoro, eccetera. Ci sarà la live del server di Minecraft dalle 16 fino a mezzanotte. Azz! Faremo 8 ore di server. Staremo fino a Natale, in pratica. Bravissimi, finché non arriva la vigilia. E se volete faremo anche l'albero qua fuori, lo addobbiamo come l'albero di Natale. Rimarrò chiuso fino alla morte, alla deck. Aspetta, ma dobbiamo arrivarci al 23 dicembre, ragazzi. Dipende tutto venerdì come va. Buonanotte. Buonanotte. Comunque vale. Sai vero che ho scoperto che i villager non despawnano? Sì che despawnano. No, quelli della... Come si chiama? Quelli dell'invasione sì, ma quelli che spawni no. No, quelli che spawnano pure spariscono. Abbiamo provato già una volta per fare un evento e sono sì. Per non farli despawnare dobbiamo mettere la targhetta. Vabbè, dove c'è? Male estremi e semi rimedi. Infatti i villager sono spariti. Quando ci siamo andati tutti via da lì, sono spariti. Ma va, ma sono andato io a ammazzare. È ammazzato tutti e 1000, è ammazzato. Sì.
Ma chi ha rotto il meccanismo? Chi cazzo è andato? Quanto che stavo con te comunque, bello. Ah, per spegnerlo, per spegnerlo. Per rimasto con te fino all'ultimo sono rimasto. Hai visto com'era bello quel sistema? Ho capito che faceva? Sì, ma era vale, cioè, la prossima volta magari non ne spawnano 300 tutti insieme. No, sono spawnati 1000 diversi. Grazie a cazzo che ha laggato, è ovvio. Cazzo sono esploso. E vabbè, abbiamo esagerato con i spawn, perché se li mettevamo magari a posto di magari metterne... Magari anche 200, dai. No, no, non hai capito, non è quello il problema. No, a posto di metterne 9, dovevamo metterne tipo 3, e spawnavano, comunque erano 1000, ma spawnavano anche un calmo, capito? Ah, vabbè. Sì, oppure lo faccio qualcuno a mano. No, a mano no, è impossibile. No, ma lo fai, a mano lo fai più lentamente, capito? Sì, ma con macchinario basta mettere 2 o 3, e non spawnano così tanto, li ammazzi, capito? Cioè, è il numero giusto per ammazzare. Vedevo che spuntavano da un albero, ho detto ma che cazzo. Ma tu hai visto quando all'inizio tipo sembrava che stavi vincendo, poi all'improvviso è venuto all'orda? Eh sì, perché c'era dietro dentro una casa del cazzo. È stato bellissimo. Alla fine chi è morto dei nostri? Quasi tutti, siamo sopravvissuti in quattro. Beh, io sono sopravvissuto, non so come entrando, perché ho messo cuore. Fra, io sono sopravvissuto, wow, io ho fatto, cuore. Wow, ma io ho fatto un salvataggio al signor Valerio qua. Stavo morendo. Quando sei rimasto ho fatto mezzo un salto cuore. Così a volo, favolo, ci sono a volo, tipo. Stavo con mezzo cuore. Stavo mezzo cuore, infatti. E meno male che mi sono messo così nell'angolino con lo scudo. Bene, bene, aiutami bene, io così. Oh, a volo. Ma stupendo. Poi vabbè, fatto questo. Sinceramente. Vabbè, ho capito, bisognerà costruire le mura difensive. Non ce la fai perché venerdì inizia l'evento dell'invasione. Ci attacca. Dobbiamo farlo molto prima. Sì, fra, ma tu oggi hai ucciso 1000 truppe. Ora tu gli hai dimezzato l'esercito. Attaccano con 400, massimo 500. Adesso però sarebbe figo anche mettere i cannoni. Per vabbè, ma quella è tecnologia avanzata. In realtà no, sono stati su un cannone dove dovevo andare. Comunque frase, non mi aspettavo, ma gli unici che sei cacciati sei tu e Gabri. Non so perché Gabri, sinceramente. Vabbè, io quando... Verso Iz è andato tutto bene, poi quando è venuta tutta l'orda... Ma sai che quel lag ci ha salvati? Perché a un certo punto erano talmente tanti che siamo dovuti scappare. Ti giuro, se non laggavano eravamo scopati proprio forte. Mi fa troppo male, però. Infatti, quel lag con l'ascia proprio giù da male. Vabbè, raga, dai, abbiamo dimezzato l'esercito. Vinceremo la prossima battaglia, dai. No, ce la possiamo fare. Ma che cazzo, stai che combinando? Fanno schifo, fanno schifo. Ma tu sei scemo. Fanno schifo, stai piando. No, vai, scusa. Ma perché toccato Gesù Cristo? Non sono mai state due. Ora metto due, mi piacciono di più. È una merda due. Ma qua è bruttissimo due. No, è perfetto. E vado a sbagliare il macchinario proprio come da questo. No, stai fermo. Quella roba l'aveva data a fuoco, il peggio della merda. Comunque... Prova a venire qua a parlare. Aspetta, 5 minuti. Oh. Comunque dobbiamo... Vieni di qua, eh. Ah, vedi? Non sente più. Ma la piazza centrale dobbiamo sentire quel... Ma Daniel l'ha preso... Pensavo che no. Comunque fa, sono troppe monete, porco giuro. Erano 15 oltre tutto. No, quelli che ho comprato erano 10. Io vi siete mangiati tutti i rifornimenti. Grazie a cazzo, ma abbiamo montato con 500 persone. Devo comprare, ma devo scrivermelo. Devo comprare frecce. Vada, fammi vedere se Martina ha sistemato, perché non ho troppo il libro, se sta a 30. Troppo il libro, Martina è una ladra. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11. Quante cazzo sono? Ma dove hai preso questo? Ah, quelle là che ho craftato io, ok. Come hai craftato tu? In modalità creativa per lì. Non so perché le hai presi, erano del villaggio quelle. Non mica le presi dal servizio. Ah. Devo droppare un libro perché Martina fa gli imbrogli. Libro. Costa troppo il libro, porca. Ha detto che doveva, si è dimenticato di modificare i prezzi, penso. Dama. Allora, rifornimenti per la difesa. Devo scrivere, allora, frecce, 6 stack. Si scrive frecce o frecce? Frecce, sono dislessico, maledetto. Frecce, sicuro, lo vedo. Penso, non so. Scrive frecce, senza la lingua, così. Che le dice Kai? Ah, io, ma ho cancellato tutto, cioè, Gesù Cristo. Allora, lista, Gesù Cristo, la lista, frecce, 6 stack, cibo, generale. Ma giù. Anche se andiamo un po' nel nether, esplorare pozioni. Che? Pozioni. Salute. Ma oh, fai portare. No. Oh, devo, prima di chiudere, devo fare il rifornimento. Le frecce devo aspettare scogne, ok. Il cibo lo... No, il cibo non posso comprare perché l'hanno messo il prezzo giusto. Fammi vedere. Può liberare Alberto da... Domanda seria. Perché sei pelato? Perché avevo le malattie al culo. Allora, fammi vedere. No, ancora lasciato il rame. Fammi delle pozioni. Visto che c'è, gli dico delle monete. Uè. Ma che ne dici di non puoi esplorare nel nether con l'Alex Mo? Ma che nether? Ma sto chiamando. Ah, eccola. Stella. Marco. Stella, Gesù Cristo, fermati. Stella. Servono le pozioni per i rifornimenti. Venerdì devi mettere che... Venerdì... non so, ce l'hai già? Perché mi servono che si comprano moneta vera. Non più con il rame grezzo. Ecco. Quanto costa ogni pozione che ti porta i soldi? Oddio. Quanto? Faccia come faccia lei. Come faccio io? Fammi fare i conti, aspetta, sono... A parte sono tante, aspetta. Fai così, fammi sistemare. Però ma qua no, scusa, ma metti... Oh, ma di chi è sta spada? La spada. 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ma sono stanchissimo. Me ne servono, aspetta, fammi fare 1, 2, 3... Più 9, 12. Sono 3. Cave uomo? 6, 9, 10, 11, 12. Bravo, comunque ho 3 casse di soldi. 9, 10, 11, 12. Il resto prendi tu, signorina. Non lasciarle qui, se le rubano. Dai, c'ho 1 stack e 22 di frecce subito. Hai le frecce? Prendimi io 6 pozioni. Sì. Allora aspetta un attimo. Aspetta un attimo, aspetta. Questo zaino è pronto. Pozioni presto. No, e non serve un cazzo. Stai fermo. Pozioni salute. Allora, 12 pozioni. Quante le vendi tu? Fammi vedere. E così non capisco. Fammi prendere la calcolatrice. 7, no, 53 diviso 7 pozioni. Sono 7. Ok, va bene. È una matura, dai. Ti do 7 monete.
Perdono. La mia mano d'armatura d'oro. In realtà forse qualcuno l'ha trovato. Subito arriva, signorina. Aspetta qua, già è inutile che viene, ma ritorno. Parliamo poi delle frecce. Dai, buonanotte. Già vai a dormire, pizza. Ci abbandoni così. Prima dici che devi giocare a Hearthstone, poi... Vabbè. Venivi su Discord e giochiamo a Hearthstone insieme. Figlio di bastardo. Di... Calma. Stacca in più in casa. Vediamo quante frecce ha. Salve. Faccio delle pozioni dell'A. Che? Faccio delle pozioni inutili, cioè te la regalo. Pesso a moglie. Tu mi dai soldi delle tasse prima che stacca. Tu prendi 40 da poliziotto, 25 questo, casa più 10 più 35. Soldi. Vabbè, non mi devi dare niente. 25 più la casa. No, aspetta, tu ti sei preso i soldi. No, non vedi niente. Ti devo dare io 5. Esatto. Tieni. Così siamo a posto. Aspetta, aspetta. Tieni i soldi. Tu. Mi piace come sta scendendo a casa mia. Sì, è molto bella. Sono belle queste due case. Sono le più belle adesso. Aspetta, fammi... Dov'è Joe? Joe, era qui due secondi fa. Ok, chiappa. Stanchezza. Ah, eccolo. Allora, Gio, quante frecce hai? Io ho uno stack e vendi due. Dammi uno stack. Quante le vendi? Nel bancarelle ha uno. Com'è uno? In che senso è uno? Ha uno di... E ha un coin, le vendiamo nella bancarella. Che... Scusa, ma io quindi non vendo le frecce. I cacciatori? Che cazzo fai? Ah, io vendo il frecce io. Ok, lo devo vendere anche tu il cacciatore, ma il cacciatore ce la fa, non mi ne fa un sacco. A me scogna me le vende. Hai 10 o hai 20? A stack. A stack. Guarda, stack, fammi vedere. Fammi vedere. Dai, veloce che dobbiamo staccare. Ah, non è lui, forse le vende l'altro cacciatore. Ma quello è un truffatore, ma quello è un truffatore. Allora, allora. Tieni, io ti do lo stesso prezzo che fa Scogna. Tieni. Questo è il prezzo che fa Scogna. Questo è il prezzo che fa Scogna. Quindi servono 5 stack. Sì, per di più perché Scogna attualmente la come sa. È stato male, quindi non poteva. Ma lì c'era una patata al forno. No. Che ne ha fatto? E poi io la palla della squadra già l'ho passata al collo. A chi?
Non ho capito. Vabbè, vado a spaccare, giusto? Aspetta un attimo. 17. 17. 17. Madonna, che palle ste patate buggate. Fammi le cancellare qua, aspetta. Sì, vabbè, se vuoi uscire già, va bene, tranquillo. Cioè, nel senso, devo solo fare questa roba e finire. Buonanotte. Buonanotte, ci sentiamo. Porca puttana. Sì, sì, sentiamo. Buonanotte, a venerdì in casa. Ok. Servono altro cibo. Le frecce qua. Mi servono altri 5 sta, quindi 1, 2, 3, 4, 5. E questo deve essere cibo. Più patate, ci serve altra carne. Siamo a corto di carne. Però Panzer non ha cambiato il negozio, quindi aspetta noi. E niente, e buonanotte a tutti. Aspetta, prima faccio una cosa. Tra poco andiamo a dormire, che sto morendo. Ola. Finito. Faccio questo. Questo mi serve, questo qui. No, c'ho il coltello appresso, mannaggia. Riposo. Verde. Buonanotte, Giovanni. Tranquillo, tranquillo. Non ti preoccupare. Fatto. Posso uscire? Aspetta. Ma qualcuno ha aumentato i prezzi? Non credo che nessuno aumenterà i prezzi fra di pochissimo, ma proprio ma di poco. Non aumentiamo i prezzi per il semplice fatto perché solo quando converti hai tanti soldi, ma dopo gli stipendi, le tasse sono sempre uguali, quindi non ha senso aumentare i prezzi. Se tu dici ok, il negozio non pago 25, lo pago 50, allora lì aumenti i prezzi. Ma se il negozio lo paghi 25, la casa 10, sempre quelli prezzi, non ha senso. Perché tanto tu ogni prenotazione puoi solo 4 stack di rame convertire. Convertito quei stack, 4 stack, ti devi fermare. Quando ti servono soldi lo fai. Tutto il rame grezzo che hai in casa te lo lasci in casa. Quando sei finito i soldi, le monete, è un altro discorso. Quello è il discorso, perché per il comune abbiamo fatto, per dirti, solo due file, 18 stack di rame. Gli altri 30-40 stack del comune li abbiamo lasciati lì. Li abbiamo proprio toccati. Anzi, no, sono più di 49, 18, 27, 60 stack. Sono tante, fra, sono tantissime. 4 stack, letteralmente sono... mi pare 3 file intere di moneta. O 3 o 2,5. Sono tantissime. Capito? Il rame grezzo... amen. Lo tenete lì e amen. Il rame grezzo comunque adesso viene usato anche per i macchinari. Eh sì. Compri le casse, amen. Il rame, per esempio, servono per fare le casse. Sicuramente il rame, oltre ad essere una moneta, per questo vogliamo usarlo, abbiamo fatto la moneta.
Perché la moneta ha la moneta. Il rame grezzo può essere usato per altro, capito? Capito? Bravo. Armi nuove, tutta roba di rame. Invece così tu, comunque con tutti i tuoi soldi, sono 5 volte il valore. Quindi tu hai tanti soldi. Due, non li usi tutti, capi? Non dici uso tutto il rame. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. Ah, è prurito qui. Vediamo se quei pagliacci di Pitt hanno fatto qualche video. Non è uscito un cazzo. Che stiamo dicendo? Panzer, ma due cazzo io devo lasciare stare? Vabbè, questo lo so, ho salvato Doge in Excel, la c'ero, io e voi l'abbiamo messo in mob. Sì, l'abbiamo fatto insieme, aspetta, riavvio la live, aspettate un attimo.